I need a care. Allora, io cos'ho? Una pistola? Sì. Ho una cazzo di pistola data da uno a caso, non per come, però va bene. Mi piace come start. Allora, Laura Pausini. Non mi interessa i tweet di Laura Pausini che potesse andare a fare in culo. Allora, let's go. Let's go, ragazzi. Questa è casa mia. Questa è casa mia. Parto sempre da qua. Ovviamente non è un buon posto dove iniziare, eh? Non è un buon posto dove iniziare. Let's go. Oh, ho il ferro caldo, ma lui è già più freddo di me. Già morto. Oh, attenzione, c'è stato un tentativo di rapina. C'è stato un tentativo di rapina. Qua c'è... Bisogna chiamare la polizia, ragazzi. Non ho un telefono, porco Giuda. Bisogna chiamare la polizia, c'è un morto, vediamo, signore. È morto, via. Opla. Grazie, Nicolas. Sei pronto? Ciao fratello, tutto a posto? Mi piacciono. Ho paura di questi signori. Ho paura di questi signori. Oh! Subito! Nel vivo! Oddio! Nel vivo dell'azione! Let's go! Carlo De Portes is in! Nel vivo dell'azione! Neanche a fare apposta! Vanno un po' veloci però, eh? Ma che cazzo fai, mi scusa? Ma perdonami, perché l'ho preso adesso, la vuoi provare? Ma lei faceva i drifting in mezzo a un incrocio, è pericolosissimo, è un pazzo. Mi devi dare 5.000 euro di danni per la mia macchina, guardi qua. Guardi qua. 5.000, dai, monta, te ne do 10, andiamo. Guardi qua, guardi qua. Vedi, andiamo. Vieni, guarda che danni al cofano. Guarda che danni al cofano. È tutto rotto, io come lo riparo? Lascia la carbonara con la panna, guarda che cazzo t'ho combinato. Anche la tua macchina mi ha messa bene, dai, facciamo una constatazione amichevole. Che constatazione? Dai, quanto vuoi? Dai, tu parti al sodo, dai cazzo. Quanto vuoi? Aspetta che io sono una persona ligia alla legge. Io sono un criminale. Allora vediamo, qua la legge dice. Secondo la legge della strada, articolo 7, comma 14 bis, il drifting è illegale se non in vie private, indi per cui è da considerabile un tamponamento classico. Per cui, secondo le regole della strada, di cui io sono fautore, anche perché... Aspetta, che mi è scesa una palla sotto armo casino. Ok, aspetta. Ok. Stavi dicendo? Secondo... Oh, qua è pericoloso comunque. Secondo le regole... Vabbè, i 5.000... Esatto, no. Perfetto. Direi okay, che facciamo tutto in nero in blacks. Facciamo in blacks sotto all'unghia. Dai, andiamo però. Accompagniamo in banca. Dai, monta. Io ho un appuntamento al molo. Vediamo se va la macchina, eh. Non va. Dai, te porto io al molo. No, vai. Vado piano. Vai piano, per favore. Dai, andiamo, via. Allora, 25 milioni. No, non si, sono un po' esagerati. 25 milioni, bastano 5.000. No, è il conto mio. Ah, ok, un piccolo flexing, va bene.
Ma quale 25 milioni? Stavo 25 milioni, ti dico frate, stavo in mezzo a strada con una delta. Di cosa dove stavo? Quanto hai passato di contante? 10 capponi. Aspetta un attimo che mi sta a chiamare Arpio. Come ti chiami te, caro? Chiaro. Come stai entra Franco? Come ti chiami te? Carlo della Carlos in Carlos Sicurezza Stradale. Io sto con Carlo, lo conosci questo? Guarda. Uila. Aspetta, no, mettete un po' più dietro, frate. Mazza, c'è un bel baffo, complimenti. Uila, grazie. Girate. Lo vedi? Lo conosci? Uila, eccomi, Carlo. Lo conosci? Come tuo cugino? Vabbè, dove stai? Ma chi è questa persona, scusami? È Arfio. Arfio Martini? Vabbè dai, se sentiamo dopo, ciao. Si chiama Arfio caso a casa. Dice che te conosce. Ma chi è? Oh, Arfio, dice che te conosce, frate, che te devo dire, Arfio. Ma Arfio è quello... Ma sì, è quello Arfio! È quello rubino, capito? Arfio, ho capito, sì, certo. Erburone. Erburino. Oh, scusa, ma è partito, non volevo. Non volevo, ma è partito, che sennò te devo dare un altro 10k a te, che già t'ho capito. Va bene, puoi andare. Io andrò al molo a incontrarmi con un mio amico di vecchia data. Se vuoi dire ad Alfio di passare, sarò là a godermi il tramonto. Ma conosci un Iron Man, te? Io lo conosco della gente, ma te con sti conosci non è educazione, eh? Come non è educazione? Eh no, c'è dell'educazione, guarda qua la mia povera macchina. Mamma mia, un meccanico buono. Senti, ho questo appuntamento, se vuoi venire, porta anche Alfio. Se voglio venire porto Arfio, te va bene se porto... Aspetta, vedo se c'è zio Franchino. Conosci zio Franchino? Sì, no, devo fare più delle cose con questo amico. Alfio sarebbe gradito, Alfio. Ah, Arfio sarebbe gradito, vabbè, dai. Vabbè, come vi pare, mi dovete dare il modo a farmi le seghe. Numero 2 e ti chiamo. Non ho un telefono, sono un senza tetto. La macchina non è neanche mia, arrivederci. Oh! Ah, siamo al molo. Let's go, oh! Let's go in the mall. Ehi, Rice, mi puoi cambiare la categoria? E via, drifting pazzo! Senza danno. Perpendicolare. Dovrei aspettare questo mio amico. Ma che è sta moto da Zarri? Salve! Mi dica! Perché devo... Cioè, mi dica! No, mi ha salutato, io rispondo per buona educazione. Ah no, perché questo è un ristorante, pensavo avesse... Grazie, Riccardone. Ah, ma il ristorante... Questo è il suo luogo pubblico. Sì, lo so, pensavo che avesse bisogno. Salve! Come suolo pubblico? No, non ho bisogno. No, guarda, questa è una proprietà privata, questa. Questo è suolo pubblico? Qua è suolo pubblico? No, non ha capito, questa è proprietà privata. Fino al garage là sopra è una proprietà privata, questa qui. Mi dispiace, non volevo. Secondo la giurisdizione, proprietà privata è quando un terreno appartiene ad una società, un ente o una persona fisica non appartenente allo Stato. Infatti questo mi può dare i documenti? Mi può dare qualche attestato che mi identifichi questo? Guardi, se lei è un agente di polizia, le faccio vedere la planimetria. No, non sono un agente di polizia, sono solo un bravo cittadino. Non sono tenuto a darle niente. Questa è praticamente proprietà privata fino alla fine della strozzatura del ponte. Fino al legno lì? Fino alla strozzatura del ponte, fino al garage quello dove si allarga il ponte. Andrò a documentarmi con chi di dovere, poi certo, può andare anche in procura, me l'hanno mandata giusto la settimana scorsa la planimetria. Ma può farmelo vedere? Grazie, Simo. E la posso mandare tramite applicativo, se preferisci. Ma in che situazione catastale è configurata? Guardi, la forma è a L, consideri. È praticamente alla fine della S. Lei guarda un attimo la piantina. Aspetti che apro la mia piantina satellitare, eh? No, se lei guarda su questa carta, se lei guarda sulla cartina... Esatto, la vedo. La proprietà privata finisce fino alla sciossatura del ponte. Quindi fino... 612, 611... Ah, fino al garage blu? Fino al garage blu, questa è proprietà privata fino al garage blu. Ah, per cui io se mi volessi identificatamente
mentre a vedere il tramonto, lei con la sua sicurezza può dire: guarda, il tramonto può vedere da lì. No, no, ma io la faccio entrare con piacere. Perché no, ci tengo a chiarire le cose. Giuristicamente? Ah, certo, sì. Ok, quindi se... no, è più proprietà privata, eh? T'ho portato Iron Man. Com'ero? Ma che ha volato via? No. Sì, sì, cioè, classico Iron Man di turno. Minchia, fantastico. Comunque, questa ragazzi, occhio che è proprietà privata, eh? Aia. Se la parcheggia qui in Messina non le viene a rompere i dobloni, anzi. Perché qua dentro non ci puoi entrare. Gallo! Dove sta andando? Iron Man, basta, è ancora ubriaco. Comunque, sì. Mi sembra una definizione adatta per la sua proprietà catastale. Mi sembra che stia dicendo la verità. Ah, lei dice? Io dico sempre la verità. Fatemi dare due occhiate anche all'ultima proprietà catastale. Legge sulla catasto. Bla 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 bla. Oh, sì, ma lei deve farsi rispettare. Che qua è pieno di gente che vengono a parcheggiare senza un puro motivo. Poi guardi così quando anche. Ma vengono a consumare non è un problema. Tanto alla fin fine. Ma dice che alla fin fine porta un suo che guadagna la sua. Perfetto, io mi devo incontrare qua con un mio amico, che però non so... Oh, porca! Cane, porco, cane. Al cazzo, porca miseria. Oh, minchia, sono peggio dei piccioni questi, è una cosa allucinante. Ma chi è lei, il mio amico? No! Mi dici solo se è il mio amico? Ah, pace all'anima sua. No. Ho un appuntamento al garage centrale. Ci vediamo dopo. È il mio amico, lei? Quelli? Ehi, bello, sono qua, sono nella macchina di Pikachu. Ma lei chi è? Ciao tesoro, scusi. Andiamo a puttane. Come stai tesoro? Da un po' che non ti vedevo in città. Sono almeno... Quanto è che è passato, bello? È passato un annetto. Ti porto... Beh, ti porto al bordello. No, no, non è che ogni volta... No, sì, sì, come vecchi tempi andiamo a trans, no? Sì, no, c'ho... Prima da parlare con un mio vecchio amico. Con chi stai parlando? Ma non serve che mi imiti la mia voce, lo so che non ci vediamo da tempo. Se devi fare lo scontroso fin da subito potevi dirmelo, Lo operai con il mio amico, quello con la macchina da rally. Ho capito, quello che fa i buchi nei diamanti, vabbè, fermo. Ehi tu, sì, proprio tu, bello, sali in macchina. Cosa vuoi, puto? Cosa, devo abbandonare quella mia macchina? Sì, hai capito bene, bello. Allora, no, devo parlare non neanche con lui, devo parlare con un'altra persona. Con chi devi parlare? Ritorniamo al molo. Ok, ritorniamo al molo. Andiamo al molo, ecco. Tu cosa dici? Come ti stai ambientato qua nella città? C'è una signora fata. La magica. Oh, quanto vuoi. Ah, fata, ma tuo padre ha rubato gli occhi agli angeli e poi se li è messi al posto tuo. Ah, mannaggia. E senti, dove ti porto? Al molo. Vamos. Ah, ma questa fa la prostituta davanti alla centrale di polizia? Adesso lo facciamo fuori. No, me ne vado. Ok, andiamo al molo. Cosa facciamo al molo? Devo solo parlare con un ragazzo che era lì con la macchina da rally che abbiamo fatto un piccolo incidente autostradale. Mi ha dato anche dei soldi, Però... Siccome lo facciamo fuori? Cosa? Lo facciamo fuori? Oh, ma quella che macchina? No, è un amico di un amico, diciamo. Ah, ok, come si chiama? Non me lo ricordo. Ok. E senti... Voi come vi chiamate? Beh, io sono... Io sono Shotty. Lui è Shotty, io sono... Io sono Arturo.
Mi chiamano Franchino il bombarino. No, sono... Com'è che mi chiamano? Como? Vabbè, questo parla solo portoricano. No, ma se ne sono andati, mi sa. Perché c'è perfetto? Io sono signor Franco. Grazie, Franco. Se ne sono andati. Ma non lo so, li conosce lei, hermano? No, la quella è la mia macchina. Lì. Facciamo un po' di atti vandalici. Atti vandalici? Oh! Sorry. La finite di picchiarmi tutti? Già sei sempre il punchball, come è? Allora dai, spostiamoci. Andiamo in un locale notturno? Guardate, io vorrei per prima cosa comprare un telefono. Ok, lo portiamo subito, hermano. Come state? Voi che siete... Che dite, ragazzi? Che dite? Non ci vediamo da un po'? Che dite? Cosa la fate qua in città? È passato un po' di tempo, sì. Ma ci sono stati un po' di problemi, ma tutto è stato risolto e ora solo in meglio. Ma cosa fate in città? Di cosa vi occupate? Officina. Abbiamo inaugurato... Anzi, dobbiamo ancora inaugurare l'officina. E sarà sicuramente anche lei invitato. Ah, grazie mille. 16, vai avanti, muoviti. Dove devo andare? Ma la finiamo togliere... qua, tamarri, si tamarri schifosi. Ah, guarda, qua è pieno di... il mondo è bello perché è vario. Alla prossima destra, a destra. Occhio alle leggi stradali. Ma non ti preoccupare, la leggi sono io. Sì, difatti eri arrestato fino a un'ora fa. Vabbè, ah, ma perché stavate facendo... Oh, cos'è questo? Un centro scommesse? Sì, centro scommesse. Hai dei soldi, ti servono $200 per il telefono. Senti, non spaccare tutto, ok? Ma com'è che ti chiami? Carlo. Oh, Carlo, piacere. Carlo, questa è la pina. Vabbè, scusa Carlo. Arturo, ma cosa stai facendo con quella borsa? Dammene uno, per favore. Fa un po' caldo qua, è un problema per te, Simone, la madre. No, ho comprato tre Nokia per sì, dare. Sì, mi ricordano... Ma come tre? Mi ricordano più un kebab che una ciambella, però vabbè. Ah, ecco. Ma com'è possibile che c'hai un tailer? Vabbè, senti, dobbiamo comprare pure la Symbian. Esatto. Sì, ho un taser perché faccio parte di un'impresa di sicurezza qua. Oh, ottimo, okay. Dove la fai? Noi abbiamo qualcuno che ci fa da bodyguard. Non ci sono i miei amici bodyguard. Noi abbiamo... facciamo parte di un'impresa di sicurezza della Just Carlos and Carlos Sicurezza. Oh, oddio. Carlos and Carlos Sicurezza. Puoi non bestemmiare, per favore. Ho detto, oh, oddio, se io vado, guarda che vado spesso in chiesa, dal nostro caro prete. Beh, certo, dimostramelo. Io so sempre che il nostro amico caro padre usa sempre l'ascia di Ezechiele. Padre non mi rispetta. Solo perché un tempo era donna. Non ho parole. Joe ha avuto un'idea, però se abbiamo un diciamo bodyguard così armato di taser, andiamo nella zona più pericolosa della città, non credete? Ma dove sto andando? Potrebbe starci, io solo di avere il mio telefono con la mia SIM card. Ma l'hai preso? Ho preso, ma non ho preso il SIM card. Sa che la SIM invece ti riprendono solo il telefono e la SIM te la lasciano quando ti arrestano. Credo. Ma non credo di essere stato arrestato. No. Aspetti, eh. Ehi, Ray Bella, vuoi un passaggio? Non è il momento del catcalling, signor Giampiero. Andiamo. Sono Franco. Signor Franco, andiamo. Dove stiamo andando? A comprare una SIM. Non ho neanche una SIM, mi servirebbe una SIM. In teoria era nello stesso posto, no Arturo? No. Sì, nello stesso posto la SIM. Ma lei è il famoso show businessman Arturo Blachetti? Sì, proprio lui. Ma lei è il... ho rotto un palo. Lei è il famoso Arturo Blachetti, quello che si cambia e si scambia nei giorni di pochi secondi? Ottimo, buonasera, proprio azzeccato. Grazie Spyro. Proprio lui sono. Ma perché, scusatemi ragazzi, io a parte che ora sono I'm alone, ora sono solo. Ma perché avete bisogno di un ragazzo che fa sicurezza per voi, scusatemi? La sicurezza è la mia vita è un lavoro. La mia vita non ha prezzo se il cliente muore. Questo è il mio motto. Perché arrivano sempre i criminali da noi. Guardate qua. Caso di sicurezza, freeze!
Freeze! Si fermi, se ne vada dal mio cliente! Si fermi, se ne vada! Come vi è sembrato? Molto diciamo credibile. Molto realistico. Che dolore. Oh! Sirene blu vuol dire solo guai. Dovresti girarti dall'altro lato, quello qui. Ok, perfetto. Ho comprato anche un'ancora. Grazie, Moro. Quella combina molto. 16 devi spostare. Perfetto. Perfetto. Ma ti pare che guidi? Claro. Senti. Non facciamo subito così, Ok. Senti, mi stanno rubando la macchina, capo della sicurezza. Non è che puoi farci qualcosa? Dai, non ce ne insegno. 16, sei fuori di testa. A comprare una sim. Ho comprato quanto per una ancora. Ok, andiamo al mare allora. Andiamo al molo, sì, vediamo se c'è qualcuno e poi andiamo. Non è un'idea malvagia allora. Oh, si chiama l'inseguimento! Vai, sei vicino. Tirate fuori le videocamere. Ok, tira fuori le videocamere. Io intanto mi tolgo la cintura di sicurezza. Ma dove sono andato? Dritto sotto, esatto. Ok, sto seguendo. Vai dritto, 16. Sappi che 16 sinistra. È il peggiore autista. Non è vero, sveglia. Peggior pilota, anzi non è definibile il pilota. Stai riprendendo? Vai, possiamo fare una piccola estorsione ai danni del... Destra. Vediamo come tratta la polizia. Vai dritto, 16. Dritto. Sì, tutto dritto, poi a sinistra, credo. No? Sempre dritto. Io direi che ci vuole un upgrade del veicolo, non vorrei dire. No, sì, però diciamo che le lance della pulizia sono sempre... Vai. Destra. No, ma sono vedi, devo far passare, altrimenti... Vai piano, non dare dell'occhio. Io non ostruirei la giustizia. No, facciamo i voyeuristi, vai. Ok, va bene. Un capretto! Vai! Dritto! Tutto di merda! Ma la smetti di chiamarmi puto, per favore? Adesso ti sei fermato! Io con le puta! Ma volevo buttare giù il capretto, no? Sinistra! No, dritto! Dritto, sinistra! Sinistra, sì! Ma cosa ti... Sinistra, c'erano i sceriffi! Sinistra, okay, vai! Invece tu! Ok, io ho detto che era il peggior pilota. Vai, schifo a puntare, puto! Ma... finiamolo di chiamarmi puto, per favore. Testa. Ecco di putte. Ok, adesso vi farò vedere quanto bravo sono realmente. Li abbiamo persi, ragazzi, No, abbiamo perso nessuno. Radio check? No, ci stiamo muovendo. Siamo in un inseguimento che inseguiamo la polizia al momento. Eccolo, era un poliziotto quello. Sì. Ok, allora lo seguiamo. Ma mi sa che anche loro hanno perso qualcuno, Beh, hanno perso la fede, Carlo. Senti, signor 16, ma mettiamo alla prova il nostro bodyguard e portiamolo in una zona malfamata. Tipo? L'abbiamo Groove perso. Groove Street? Oh no! Potendo... Oh no! Non volevo prenderlo! Ha ucciso un animale. Ma c'è un dottore qua morto! Capita spesso in questa città, ce ne sono molti morti, solo i dottori. Cosa facciamo? Vai, non è il Gussit. Quant'è il prezzo? Caro. Il prezzo? L'anima. La vita? No, quant'è che mi date per questo primo lavoro? 10.000? 50 bende? No, ci offro 10.000. Due panini, una benda e 15.000 a fare fatto, guarda. Ok. Un pochino troppo. Andiamo a riprendere? Si fermi. Okay. Accendiamo così. Devo dire che i parcheggi ti vengono sempre bene, puto. Sì. Ok, venite. Ma c'è una rapina, non so se è in corso oppure no. Beh, forse sì, forse no. Ah,
C'è la polizia, vogliamo andare a fare un'intervista? Ok, andiamo. Qua è dritto, dritto per dritto. Sì, sì. No, erano dei pedoni. No, non sono dei pedoni. Salve! Mi faccio le foto. No. Ah no, era un finto uomo. Vogliamo provare a entrare? Apocalisse. Entriamo, entriamo. Dentro. Andiamo, andiamo. Primi sempre sulla notizia, eccoci qua, zecca di Stato. Non conosco questo posto, è la prima volta che ci entro, ma credo che sia stata appena fatta una rapina. Attenzione, attenzione. Mi sa che veramente è stata appena fatta una rapina, vediamo. Oh cazzo, scappa, scappa! Ma come c'è gente? Oh, cazzo. Scappa, 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 scappa! Via! Oh cazzo, ma che fai in culo? La notizia! Fermi! Oh, ben fermato, ben smidaglio, decidete voi! Oh, 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 oh! Ok, ben smidaglio, decido, basta, sembra fermato. Oh, ma come cazzo funziona qua sta valga? Guardi, non le consiglio di entrare, se ne vadi! Ok. Oddio! Fermo, 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 fermo! Fermo pure tu, oh fermo. Ma come sei riaccio? State fermi. No, fermo. Ma perché? Ma proprio bene. Ma anch'io sono entrato così per caso. Ma io volevo solo ritirare i soldi. Anch'io. Fino a sotto sei venuto. Vai, andate giù. Fino a sotto abbiamo visto. No, lasciali andare, lasciali andare. Vai, vattene via. Oh, andate via, forza. Uno. Ma se no te l'hai spalantato stavolta. Dentro. Oh. Scappa, scappa. Scappa, scappa. C'era una pina in corso. Ma cosa ti hanno detto, Carlo? No, mi hanno detto. Io, ci hanno chiesto perché eravamo lì dentro. E mi hanno detto: abbiamo visto un po' di tutto. Volevamo prelevare, ma abbiamo visto le pulizie e tutto. E loro hanno detto: ah, ok. E anche l'altra ragazza è venuta lì come noi per caso. E ok, ok. Vai al molo un secondo prima di andare a Grove Street. È successo un patatrax. Un patatrax. Però fortunatamente ci hanno lasciato andare, credo perché non volevano altri casini, Cavolo, troppe notizie abbiamo preso. Ma che cazzo vuoi? Bella rischiata. Sì. A me piace il rischio. Beh, e quindi andiamo al molo, chi c'è al molo? Forse c'è un mio amico, chi è questo pazzo che guida così? Non lo so, seguilo, però adesso... Seguilo. Ok, lo seguirò. Ascolta una cosa, ma forse ci serve un veicolo da 6 se c'è un'altra persona. Dovremmo prendere quello di mio, Arturo. No, ma mi devo solo scambiare il numero di telefono, non so neanche se ci sia, Qua ce l'ho pure io un veicolo da 6. Adesso ti faccio vedere un trick che ho imparato a Bollywood. Ho già paura, vamos. Era questo? Finito, sì. Ah, ok, fantastico. Mi hanno messo la cintura per nulla, allora. Vediamo se c'è il mio amico. Se non c'è il mio amico, niente. Ti diamo. Oh! Salve! Mi hanno rubato la macchina. Era la tua macchina? Ah, ma sono al party questi. Allora, ragazzi, andiamo a Grove Street. Se tira ancora al party, io un po' di soldi, Ho un po' di soldi. Ah, vuoi un po' di droga? Forse è il nostro amico? Vai a destra. Vai a destra. Sì, salve. Salve a tutti, sì, sono... Ma? Pedinamolo. Pedinalo, vai. È lui il tuo amico? È lui, vada. Fermi. Non si può pedinare una persona che sta dietro di noi. Perché non si ferma questo disgraziato? Ehi! Seguilo. Ok, lo seguo così ci rapinano. Fermo, è lui? Sei tu? Ehi, tu, sei tu? Salve! Sei tu, sì. Sei tu? Sì, sei tu.
Cosa sei tu? Ciao. Nostro amico. Sei amico di Carlo, sali in macchina. Ah, ciao. Sì. Ciao, sì, siamo amici di Carlo. Andiamo, andiamo. Passami, non c'è posto. Seguiteci, seguite il cerchietto. Okay, okay, okay. Attenti che loro sono un cocainomani, eh. Lo sei anche già? Sì, cos'è sono cocainomani. Lo sono anche io. Vabbè, no, nel senso che ogni tanto si drogano. Anche io? Vuoi che me ne faccio una adesso? No, 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 è tutto a posto. Ok. Allora, ragazzi, qua inizia il mio entro in azione. Da caso del caos, la sicurezza privata è non... Ma come pensi che ci seguirà se tu corri così con il ghetto? Al ghetto, tanto si sa dove è il ghetto. Ma non gli abbiamo detto dove è il ghetto. Oh, un elicottero! No. Sono i federali, scappa. Ah, ho visto da Twitter che c'è anche una festa. Sì, donne e uomini alla festa. Sì, sì. Interessante, potremmo... Musica? Io ho un modo per prendere degli elicotteri, Ok, mi interessa subito. Ora, vamos, pronto? No, 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 sono andiamo qua, andiamo qua. Fermi un attimo, mi parlare con queste persone. C'è gente, mi sa. Ma c'è gente? Dicono di fermarci perché forse loro non vanno d'accordo con queste persone. Salve, eccoci. Salve, siamo... Sì, adesso faccio un tweet anonimo. Ah. Eccoci qua, ditemi. Eccoci, eccoci. Avete la coca? Ciao, ciao, ciao. Ma io in realtà non so chi siete. Infatti. E cosa fate? Seguite gli sconosciuti nel ghetto? Voi mi avete detto seguitemi. Le caramelle, come le caramelle. Mortano con la cocaina e i trans. Guardi qua, eccolo, beccato, beccato. Beccato, beccato. Cosa ci faceva nel ghetto? Ho seguito voi. Dragato. No, non ha seguito noi, siamo noi che abbiamo seguito lei. Abbiamo tutto on camera. You got, just got, smashed, tapiro. Grazie, Ale. Ma chi è? Oddio, il signor cavolo è un pazzo. Chi è? Lo prendo, lo prendo in piedi. Dove ha trovato qui? No, no, non mi spara, dai. Oh, madonna. Ecco, ecco, ecco. Sicurezza privata. Immortalato durante la sua overdose di droga. Immortalato. Si inginocchi. Si inginocchi. Ci faccia vedere a tutti come pippa e rovina il quartiere. Tossico. C'è roba di cocaina. Si inginocchi. Il tuo compagno una latrina, se n'è andato. Tuo compagno aveva la caga. Si inginocchi. Questa è la sicurezza. Lei è il tatuaggio di Maradona. Ecco qua. Colpo di scena. Sei cazzo. Ma cosa fa? Questa è la rapina. Ok, andiamo a fare una rapina, veramente, dai. No, no, questa è la rapina. Cosa vuoi? Ce l'hai una benda? Sì. Ok, grazie. Dimmi il tuo numero. 1125. A posto. Niente. Ok. È una rapina questa. Rapina è una... È una rapina. Sì, è una rapina. Mani in alto. Mani in alto. Alzi mani, pezzi di merda. Signore, per far accusare questo ragazzo, gli sfondi la macchina. Ok. Ma no, un po'. Gli sfondi la macchina. Buchi le ruote, buchi le ruote. Coltezza. Grande. No, si bucano le ruote coltezza. Certo, ma perché ha della macchina bucate? Cos'è successo? Ha preso la scena. Cazzo, che è? Io me ne andrei via prima che ne arrivino altri. Sì, se arrivano in gola siamo finiti, andiamo via, cavolo. Carlo, stanno arrivando i poliziotti. Carlo, sali prima che arrivino tutti. Oddio, ma più di cazzo. Quelli non se ne vanno più. Adesso cosa facciamo? No, no, adesso andiamo, vado all'aeroporto. All'aeroporto? All'aeroporto quello cittadino, ho un trick per prendere l'elicottero per arrivare come dei figli alla festa. Ok, ok. Ti è piaciuto il mio servizio di sicurezza privata? Beh, ecco, qual è il tuo numero di telefono, di piede, di IBAN? Sì. Qual è il tuo numero fortunato? Non so come trovarlo. Già come, ho visto un sacco di persone verdi dietro. Sinistra. Io andrei a fare un saluto. Ok, ok. Chi sono queste persone? Scusate. Non lo so. 1349 è il mio numero di identificativo. Ecco a te la paga. Ah, grazie. È l'unica parte. La rapina per una benda, ma siamo proprio i più falliti dei falliti, come al solito, Oh. Oh. Ehi, belli. Avete da fumare? Avete da fumare, ragazzi? Avete da fumare? Olè.
Hola. Aspetta. Cazzo, guarda qua. Quanto? Hola. Avete da fumare, ragazzi? Quanti soldi hai, Carlo? 10.000. 10.000 euro di dollari, scusate, di droghe varie che avete. Cazzo, ma tu sei quello da 10 grammi di hash. Sì, sono io. E ce l'hai la bianca? Spettacolo. Cazzo, no, ma sono siamo in pace, ragazzi, siamo in pace. Diamo le droghe. 10 grammi di hash ci posso dare. Meglio che ci spostiamo di fronte, cazzo, Bruno. Sì, sì, perché non facciamo tutta la luce del sole, mi scusi. Ok, seguitemi. No, no, qua davanti. Qua davanti, qua davanti. Perfetto, così non ci vedrà nessuno. Cosa sta succedendo qua dietro? Posso dare 10 grammi di hash. Ma facciamo che c'è dietro? Oh, 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 aspetta, aspetta. Ah no, sono dei vostri. Sono dei vostri. Scusate, pensavo fosse la... la polizia... penitenziaria, scusate. Quanto avete, ragazzi? Riusciamo a fare 11? 10. Ma 10k sono 10k, dai, bello. Appunto. 10 dai, grammi facciamo... 10 grammi. Ma dai, lo sconto per i nuovi clienti, no? Tanto torneremo. Ma poi se ci trattate bene torneremo sempre da voi. Ma noi conosciamo un sacco di persone in città. Vi posso fare 8 grammi di hash e c'è qua Maria. Oh, ok. Come ti sembra questa situazione, Carlo? Un attimo che ci ritiriamo per deliberare. Chiudo i finestrini. Beh, non lo so. Dai, potrebbe andare. Tanto sì, sì, potrebbe andare. È giusto così per, diciamo, per conoscere. Ok, abbiamo deciso. Va bene. Cazzo, Frank, hai detto che va bene. Cazzo, quello è tutto fatto, bello, tutto a posto? Sì, è ubriaco. Ma non è che spunta il ferro perché è ubriaco? Oh, no, qualcuno lo tiene fermo? Non mi fido. Questo? Jamal, no, oh, cazzo, no, no, Jamal, calmo, calmo, ragazzi. Sto scherzando, ma stiamo facendo un deal. Sentite, ragazzi. 8 di hash c'è 4 di Maria. Sì. Ok. Qual è il tuo identificativo? 1252. Certo che siete proprio dei bei ragazzi, devo dire. Arrivo, vado a prenderli. Ce l'ho io forse, bro, quanto serve? Serve 4 hash e 4 Maria. Ho chiuso i finestrini, non ci sentiranno così. Oh no, l'ho lasciato aperto. Ma che odore, raga. Dammi a me. Ma voi che traffici fate, ragazzi? Siete solo in zona? Ovunque, bello. Come vi chiamate, i Verdi? Families. 4 di hash, bello posto. Ma chi sono questi? Cazzo, non ci sono. Cazzo, i federali. Sono dato qualcun altro, cazzo. Non sono i federali questi? Ah vabbè, li date a me, no, no. È uguale, non lui, allora, ma possiamo farci okay. Un giro nel vostro hood? No, belli. No, no, cazzo. Ma a chi li do? Cosa si fa? Perché ci sono tutte queste macchine? 13.49. Te l'ho ripassato. Già fumo se lo indica, eh. Ve lo dico. Passa. Sì, sì, non facciamo i cazzoni con questi. Sembra uno di... Oh! Belli, hashish in macchina non ve lo consiglio. Talmente potente che vi lancia fuori. Ok, passami uno di hashish, proviamo. Bello. Dammi una canna. Vi ho dato tutto. Posto. Perfetto. Belli, ci vediamo. Quando volete ci trovate qua. Ok, ho appena fatto l'utilizzo di uno spinello di droga. Passa uno, sei. Anch'io mi sa che... Mi sa che... come si fuma la droga? Non lo so, non so se... Fermiamoci a fumare la droga. C'è uno schiammato? Vedete nel parcheggio? No! Dammene una, Franco. Guardate la pistola. Anche una a me, grazie. Avanti. Grazie. No, non è arrivato a me, all'altro. Grazie, grazie. Non è arrivato a me. Oh! Belli, volete droga? Ma io... A quanto pare io lo mangio. Avete bisogno di divertimento, belli? No, grazie. Sicuro? Sicuri, eh? Sì. C'è una festa, eh? Non so se volete qualcosa. No, grazie. Bamba. Ho l'erbone bello. Più potente, eh? Sicuro, la bamba bello. Non venderla, hermano. Signore, okay, lei? La bamba bello tengo. Dolori alla schiena? Grazie, mob. La roba giusta per lei. Ma cosa devo fumare, la marijuana o l'hashish? Oh, oh, oh! Cazzo, mi sta salendo. Mi sta salendo, meglio salire in mano. A me no. Saliamo in macchina. Sì, sì, Coloso. Voglio salire in macchina. Quello è fatto di droga. No, 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 ma che no, sei pazzo? Sali, sali. Sali, andiamo. Fidati, va tutto bene. No, non riesco a salire.
Non vedo niente. Anche io. Sta tutto a posto. Non vedo niente. Neanche io. Oh, ma siamo dei pazzi. Orca troia, ma non vedo niente. Oddio. Mettete le cinture. Ferma. Sei dritto, figo di puttana. Ok. Ferma. No, 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 no. Mi sei incassato il piede sull'acceleratore. No, no. No, 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 no. Non è il distributore, figo di puttana. Non vedo, bello. Fermati, fermati. Oh cazzo, non ci vedo niente. Non ci vedo niente. Piano, piano, no, no. Che qua ci arrestano, eh. Ok, ok. Stiamo diventando pirati della strada. Tutto a posto, sto guidando piano. Corri, non andare più. Attento! Attento! Oh. Ma no, cosa c'è? Ah, un palo. Scusi, signore. Gira a destra, qua, a destra. Non vedo niente. Non vedo niente, ragazzi. Vai allo oh! Oddio! C'è Super Mario! Ragazzi, solito Super Mario! Dov'è Super Mario? È qua! Fermiamoci! Ci conviene scendere, sennò fermiamoci qua, fermiamoci qua! La macchina non si ferma! Si fermi! Dove siete? Non vedo un cazzo! Oddio! Ma perché abbiamo fatto? Oddio! Perché abbiamo fatto? Oh! 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 Guarda scatti! Ma cosa ci hanno dato? L'acido! Oh. Questo qui è LSD, me ne intendo, fidati! Perché qualcuno parcheggi la macchina! Perché? Parcheggio io! No, no, che stai lì! No, fermatevi, fermatevi! Ma ci hanno dato l'LSD! Oh, oh, oh! Oh, chi è stato? Ci hanno dato l'LSD. LSD, sì. Ci hanno drogato, hermano. Ah, bello. Cos'è qua? Ah, fantastico. E io non... Ma io sto rompendo le macchine, forse. Cos'è qua? Una casa? Suoniamo? Chi è? Dove? C'è una casa? Suonando una ragazza? Dove? Siamo noi, apra. Da noi sono... Chi è? Oh, ragazzi, ho appena visto Fluo Park e il Singhita. È giusto in tema con la nostra situazione. Ma io non capisco, dobbiamo aspettare che cali questa cosa. Oh. Ragazzi, sono tornato normale, eh? Dice? Che culo. Andiamo al Singhita. Ah, salve, lei ha visto tutto questo scempio? Oh, adesso ci rivedo di nuovo. Sali, putto. Mi sa che abbiamo fatto tutto sto casino delle macchine delle persone. Vada all'aeroporto, vada all'aeroporto. Vada all'aeroporto, merda, merdaccio, vai all'aeroporto. Vai all'aeroporto che... Vai all'aeroporto. Andiamo all'aeroporto. Possiamo fare anche la sai cosa? La truffa dello sparare il taser a quelli che sono in moto. È una truffa? Oh, ma che fa? Ma sta pazzo. Pazzo, pazzo. Già penso che ci stiano inseguendo, eh. Andiamo, vorrei scappiamo, dire... scappiamo. Sì, in teoria ci stanno inseguendo. Ma non l'hai ancora fatto? Un po'. Ok, vai dritto. È un problema? No, allora, se, non, se tutto va bene, io dovrei avere una, anche un'arma un po' più sensata. Se tutto va bene, troviamo gli elicotteristi. Vai a destra, vai a destra. Ah no, no, giusto, giusto. Occhio, occhio a questi nuovi arrivati. Cavolo, sono ancora sotto effetti. Destra, destra. Tutte quelle persone potrebbero diventare... Aspetta, aspetta, vada piano. Salve, siamo noi. Ok, perfetto. Ci hanno fatto passare senza... No, no, mi ha riconosciuto la voce. Sì, sì. Ok, fermi. Qua, dov'è? Ci sta qualcuno? Oh, cavolo, federali. Ermano, ma questi sono sbirri, io non li voglio, eh. No, no, non ci sono. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Vada dentro che c'è uno spazio di vendita aeroportuale. Oh, c'è un elicottero. Sta arrivando, fermi, tornate indietro.
Ve l'ho detto, dov'è, dov'è? È sopra di noi. Vedo, fermo, fermo, dov'è? Se n'è andato. Perché non sta un attimo fermo il guidatore. Sento qualcosa. Non lo trovo, non lo trovo. Entriamo dentro l'hangar, entriamo dentro l'hangar. Andiamo, andiamo. Ragazzi, ma preferite con la webcam o senza webcam? No, dov'è che si acquista un elicottero? Dovrebbe... qua sopra, in teoria. Si va da qua, di qua, di qua. Vieni, 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 ermano. Hijo de puta. Scusa, ho sbagliato, sì. No! Queste scale, eh? Let's go. Salve! Vorrei comprare un elicottero. Dov'è il jeep? A quanto pare non c'è. Ma mi sa che abbiamo fatto... Oh! Oh! Qua? Ho scammato un casco gratis, ragazzi. Oh, no. Quelle lì da portare alla festa. No, così no. Ah, l'hai visto? Sì, lo vedevo. Prova a entrarci, guarda. Ma poi mi rimane l'elicottero. E quanto costa un aereo invece? A questo punto prendiamo un jet privato, scusate. Costano pochissimo. Mi sente? Ora sì, ora sì. Prova a vedere se ci puoi entrare. Prova a vedere se possiamo rubarlo. No, sembrerebbe di no. Ok, ok, contro le regole. Oh! Oddio! È partito un elicottero! È partito un elicottero, possiamo permettercelo. Andiamo all'isola. È partito un elicottero, venite, venite, pieno di elicotteri. Venite, venite. State andando. Ma in questa maniera cosa fai? Cioè, vabbè. Qualcuno sa guidare un elicottero? È permesso? No. Oh. No, scende adesso. Scusa, bello! Oh, bravissimo! Io non so guidare l'elicottero. Io nemmeno. No, io in realtà sì, però mi fido di più di un altro. Andiamo! Andiamo a questo party a fare cat callings! Carlo, sai guidare l'elicottero? Io direi di no. No, lo sa guidare. È in gamba. Certo che lo so guidare. Dov'è il party?
Aspetta, qua ti metto il coso. Qui, guarda. Ma... aspetta, qui. Qui ti ho messo sinicita. Vorrei tanto avere un paracadute in questo momento. Anch'io. E dritto per dritto. Ho tutto dietro. No, 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 dietro di noi, tutto a sinistra. Bravo così, dritto così, bravo. Destra. Va sulla spiaggia, dritto per dritto. Dopo il ponte. Io arriviamo alla festa al di fuori del locale. Lo consiglio altamente. Onde andare. Ci sono un po' di turbulenze. Eh sì, ho notato. Alla festa. Sempre dritto per dritto. È qua? No, 16, dopo quel buttati... parcheggio, dopo quel parcheggio là davanti. Proprio là sotto. 16, buttati in acqua. Qua sotto, ecco, dopo il parcheggio, qua sotto, bravo. Scendi qua. Basta, fatelo atterrare. Arturo, ma ti rendi sotto, conto di quello va. Che stiamo facendo, vero? Mamma mia. Eccoci, no problems, no problems. Tu, don't problems. Abbiamo superato. Eccolo qua sotto. Maronna. Maronna mia. Vedo che è tutto sotto controllo. Sì, non ti preoccupare. Vorrei Iron Man. Iron Man, per favore. Oh, ci stai sentendo? Mi sa che non c'è Iron Man. Tutto okay, tranquillo. Tutto a posto, tutto a posto. Ascolta, un discorso serio. Non schiantarti, per favore. Te lo chiedo veramente. No, ci cioè andiamo vicino. No, non vicino, non vicino. No. Troppe persone in pericolo. Al di fuori, grazie. Quanta gente ci sta? Ok, pulito. Adesso piano piano. Attenzione alla casetta qua sotto. Un po' più piano, occhio al palo. Giù. Ancora un po'. Io mi lancio. Ok, perfetto. Perfetto. Chiudiamolo. Ottimo guidatore. Ottimo pilota. Eravate in grande bravo. Stile. Deve stare davanti però. Sei veramente bravo a guidare. Dici che c'è per cosa lo paghiamo altrimenti? Certo. Secondo me sì. Guarda cosa è vestito quello. Adesso devo fare un po' di scemi. No, sto scherzando. Scusate, garçon, dove si entra? Da quella parte, ragazzi. Hola. Da quella parte. Grazie. Ma okay. Possiamo entrare? Seguitemi. È bel costume. No, la musica. Oh, Arturo. Mi piace questa musica, io entro. Oh. Non apre nessuno. Ultimo traccio, ragazzi, arriva. Bel cambio, grazie. Siamo arrivati alla conclusione di questo party. Ma che sfiga, proprio appena arriviamo noi finisce. Guarda, 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 guarda. Quante memorie. Ricordatevi per Party Tecno, Fratelli Martini. Grandi Fratelli Martini. Suoniamo anche live. No Martini, no party, ricordatevelo. Guardate qua, con queste mani. Con queste mani cosa ti faccio, magica? Un compendio. Closing set. Tinghita party. Spara, dove cazzo? Ehi, ma guarda di che sparare è fermo. Mi rubano le... È mio! No, ci hanno rubato l'elicottero, bello. No, l'ha preso il mio fratello qua.
Aiuto. Di chi è l'elicottero? Cazzo bello, ma perché sei salito sull'elicottero? Perché sei salito sull'elicottero, fratello? Volevo fare una gita. Carlo! Chiarissimo! Come stai, Carlo? Volevo fare una gita. Tutto al posto? Voglio. È di Carlo, ma sei venuto con l'elicottero tu, Carlo? Sono venuto con l'elicottero, sì. Oh, togli le armi, cazzo! I sordi tua. Venite! No. Posso farmi un giro? Sì, 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 ma io non volevo farmi un giro. Facciamoci un giro, va. L'elicottero, aspetta, io voglio farmi un giro. Andiamo tutti sull'elicottero. Venite dentro. Vai, Gio. Aspetta. Ditemi cosa devo decollare, wey. Oh, fermo, che cazzo fa? Vai, Carlo, fallo scendere. Aspetta un po' di. Vai, vai. C'è nel nostro elicottero, garçons. Non posso. No, perché è pieno. Fallo scendere. No, no, l'elicottero. Oddio, io volevo fare un giro. Ma che cazzo succede? C'ho paura. Non credo lo sappia guidare. Di la pistola puoi aiutare a tenere in mano, siamo fuori di locale. Cosa? Mi rubato l'elicottero! Signore! Occhio, perché occhio! Signore... No! No, raga, io non ho parole. Ma questi sono pazzi, la vita deve valere la vita di tutti! Oddio, Carlo, state bene! Fuori, ma chi è questo pazzo che guidava? È quello col pannolone. Ma è un pazzo! Carlo, no, raga, basta, macelli. Ragazzi, il numero del signore. Come faccio a vedere il numero, sinceramente? Devi prendere il telefono. Andate là nel parcheggio, vi fracassate di pugni. E poi impostazioni. Oh, ah, 159? Oh, quindi è 555, eh? No, solo 159. Mamma mia, come solo 159? 5, tu metti 555, dai. Ok. Oddio, ma 159? Sì. 6832. 6-8. Ma non è troppo, troppo lungo? Allora è solo 159. Ok. Che ti spiscio le scarpe. Ai ai, che mi serve un'altra riga di coca. Qualcuno la tiene, per favore. Numeretto, armato. Prova a chiamarmi, signore. Aspetta. 1200. Me lo salvo. Un attimo. Quasi vedo passare le lacci. No, non è vero, non le sembra. Signora, attento lì, sto facendo uno che sta pisciando. Chiamarti. Dobbiamo chiamare? Lei è il signor. C'è qualcuno? Io Arfio. Ah, Arfio. Mi ricordo di lei, in grande. Ma chi è? Che butta dentro sto pino. Ma c'è questo che è un voyeurista. Cosa fa? Fa la pipì in mezzo a tutti. Salve, salve. È mio fratello Franco. Sì, non lo so. Salve, Franco. Ma sono io, Franco. Ma che vergogna, ci sono due Franchi. Ti sto chiamando, Carlo. Oh, sì. Ok, allora funziona. Funziona. Come sta? Chi è? Chi è? Arfio. Ma che cazzo? Ah, Arfio, salve, dimmi tutto. No, bene, come va? Bene, bene. Perché mi hai chiamato? No, per sentire come stavi. Ah, ok, ok. Ciao, ragazzi, ci vediamo dopo. È un saluto, è un piacere. Un piacere, ci vediamo dopo. Scusami, Alfio, ma c'era un coglione al telefono. Lo so, sti testa de cazzo. La saluto delle classiche promozioni, quelle lì. Quelle dati. Sì. Dati. Ma che succede qui? Cos'è? Un raduno di scherma? Ma che sta succedendo qui? Ma allora, noi abbiamo visto dei tweet di Laura Pausini che dicevano: venite a questo party. Siamo entrati, letteralmente DJ hanno detto: questa è l'ultima canzone. Ma come? Sì, e abbiamo fatto tutto un giro per prendere l'elicottero dal mio amico. No habla italiano, no habla spagnolo. Party era una merda. Hello my friend, how are you doing? Cosa vogliamo fare? Visto che siamo in tanti, vogliamo organizzare qualcosa di succoso. L'astronauta. Facciamo una rapina ad una banca enorme. Sì. Bello. Ecco, sì, come al solito. Venga qui, no. Io da queste parole mi dissocio. No, scherzo. La sua voce è un po' troppo potente, smetta di alzare le mani. Forse. Però potremmo riparlare di questa cosa in un posto più tranquillo. Sì, sono d'accordo. Dove ne parleremo? Io istituirei la sagra della salsiccia di questa città. Ragazzi, ma questo pensa solo alla figa. Se volete parlare ci sono i gazebi. Ah, parliamo del gazebo. A me piacciono entrambe le cose, sia l'uccello che la flicca. A me sono l'uccello. Allora, sono amici di Alfio, per favore. Dov'è Alfio? Siamo esclusi, quindi. È lì fermo, Amici di Alfio tutto sono Franco, che è mio fratello, e Messi. E io ho altri tre ragazzi che ci possiamo unire ai gruppi.
Io prenderei una macchina abbastanza grande. Aspetta, ma parliamo un attimo con i ragazzoni. Sì. Andiamo in mare a parlarne. Come in mare? Basta, ragazzi, giocate, godetevi l'RP senza rompere i coglioni. Io non so nuotare. Ma siamo qua a riva. Qua. Carlo. Sì. Carlo. Mare, stai qua, fermati. Bello affogare. Franco, sai nuotare tu, Franco? Eccomi. Bello. Accetta. In acqua è più bello. Cosa no, stai facendo? No, ragazzi. No, ma queste cose no, no davanti no. A tutti. Dimmi. Cosa stiamo facendo noi? Ci stiamo integrando? Ragazzi, vedete in acqua, solo i team, solo solo gli amici, Franco, hai mai visto la mia barca? Ti ci porto, vieni. Non credo sia la tua barca, a parte che ci ripieghiamo. Oh, ma questo è nudo? Cosa fa questo? Ok. Vabbè, in effetti siamo all'Oceano Pacifico. Franco? Dimmi. Ti presento Franco. Ciao Franco, sono Franco. Ciao Franco, sono Ibra. Ciao, sono Franco. È strano avere due nomi uguali, però vabbè, Franco è un nome comune all'Italia. Ah sì. Oh. Ma dov'è il signor Alfio? Cambia di colore dei capelli. Carlo, vieni qua. Sì, sei bellissima. Ma lei è un po' fluido. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Carlo, ti stai chiamando? Vieni. Oh, andiamo. Abbiamo un'idea. Avete... Vogliamo io vi proporrei di fare i Ghostbuster. Esattamente. Belli. È abbastanza pericoloso. Io l'ho fatto ma c'era anche il padre, senza padre lo facciamo. Ma ci sei già stato? Senza padre è un casino. Sì, siamo già stati, ma prendendo veramente i cazzi nel culo dei fantasmi. Ah, allora ti piace questo, hermano? Scusate se mi intrometto, ragazzi, ma cosa volevate fare, se è possibile saperlo, se non è un problema. Che cazzi nostri? Esattamente, proprio questo qua, questa cosa. Ha perfettamente ragione, infatti io non l'ho detto un attimo per sapere, è giusto così, ma avete perfettamente ragione. Franco. Ma lei, ragazzo, che era la rapina con noi, che è per caso? Sì. Io sì. Beh, la rapina, fatemelo spiegare, siamo andati in banca e c'era per caso una rapina e siamo stati presi come ostaggi, però ci hanno rilasciato. Ma che è pazzo, Alfio? Alfio, fuori di testa. No, scusate. Okay. Cosa ha fatto? Ma questo tira fuori il mitra alla spiaggia. No, scusate. Scusa. Alfio. Lo so, Franco, ogni tanto c'ho un tic. Ho capito, però è una malattia la mia. Sono io, Franco. Ma io ne sto uscendo. Allora, ma c'è un bel pompa, signore. Alfio. No, quello che senso mi fa una pompa? No, ha un bel pompa, dico. C'ha un bel pompa sulle mani. No. Non ho capito se qualcuno vuole farmi una pompa, magari ho capito male. No, non voglio. No, vorrei fare io. Allora, vogliamo... Ma lei è molto carina, signorina. Signorino. Io? Sì. Grazie. Cosa comunque, piace, io direi, Alfio, dividiamo i gruppi e ci sentiamo in un posto più tranquillo. Ok. Perché qua c'è un po' di marasma e così definiamo magari i piani. Ok. Piani satanici. No, sbagliato. No. Tutto a posto, gente. Ragazzi, attenzione, non parlate di droga che c'è la gente pulissima. Basta zitto, salve, gente! Salve, signor Shark. Polizia, merda! Sì, perché so io. Salve, le dovrei parlare, venga. Grazie. Ammazza, ho già mese so bevuto. Ciao ragazzi. Cacchio. L'hanno preso. Ah, mannaggia. Gli sbirri. Beh, adesso cosa facciamo? Rapina. Rapina. No, ma siete pazzi? Siete pazzi? Sì, rapina. Sì, Carlo, fidati, rapina, ci pensiamo rapina. Joe e 16. Li facciamo cazzo, tutti. Cazzo, 16. Sì, ci penso bravo. Io, 16 ciao, e Manu. Ciao Franco. Sì, buonanotte, Franco, sei bellissimo. Buonanotte. Allora, secondo la giurisdizione, le rapine non sono legali. È illegale, da quello che leggo sull'articolo 4,2 del codice penale, è illegale per qualsiasi individuo introdursi in una banca e cercare di rapinare e rubare dei soldi a società ed altri individui in tema di estorsione con armi bianche, armi da fuoco o anche con minacce verbali e fisiche. Quindi ragazzi, questa cosa che volete fare, ho appena letto da... A me sembra un'ottima idea, hermano, un sacco di soldi invece. Mi dispiace per il tuo discorso, però secondo me... Scusate, la giurisdizione italiana dice è illegale fare rapine.
e minacciare posso... persone con oggetti, armi da fuoco, armi da taglio, armi bianche, pugni, posso... minacce o altro. Posso dire una cosa? Io sono anche un avvocato, eh? Posso dire una cosa? Prego. Allora, noi ci armiamo tutti di coltello. Andremo davanti alla questura della polizia, diremo: scendi, presidente, scendi. E dopo scenderà il presidente. Mm-hmm. Oh, e lo oh! L'esercito. Ma lei da dove è uscito, mi scusi? Che... Aspetti, aspetti, il suo discorso è interessante quanto pazzo. Non mi faccia vedere mi dalla faccia. No, 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 spara, spara, metti, metti via. Dai, che botta, ma c'è cavolo di io. Sparami, sparami, mi fai solo un favore. Messo in carte che delle ginocchia. Ma cosa sta succedendo? Oh, no, è morta una persona. È morta una persona. Ma chi è questa persona? Cos'è? Un life coach? No, è un nostro. Un nostro... È morta una persona. Ma ha ammazzato uno questo, ma è pazzo! Ma si è risvegliato. Ah. Lui, sì, ragazzi, sì, sì. Carlo, lui è una nostra guardia del corpo. Ogni... No, basta una cosa, oddio, che lui spara. No, Joker. Joker. Io farei una prova. Vuoi fare? Guarda, ti faccio farle, vedere. Devo farle un regalo. Posso farle un regalo? Vedi questo Joker? Sì. Mi sta molto ciao a tutti, parte. Joker. Ciao a tutti. Ciao, Joker. Ciao a tutti. Prego, signora guardia. Ma lei è fuori? Così forte, io ho sparito. Detto, ho detto. Ma questa guardia è proprio senza sentimenti. No, no, è un robot, senza, è un bot, è un bot. Ma se gli tiro un pugno mi spara? Penso di sì, Franco. Non lo fare, fammi il favore. Se io ci... No, vabbè, chiamate l'ambulanza Jove, ragazzi, chiamate l'ambulanza Jove. Ma voi siete dei senza anima. Ma che sono soldi sporchi? Cosa sono queste tarantelle qua? Ma cosa sta facendo? No, lei non ha visto bene, signor Carlo. No, ma è tutto nella sua immaginazione. Ah, okay. Avete sbagliato, io non ho passato niente a nessuno. Allora, qui si tratta di omicidio. No, mi scusi. Secondo la legge è perseguibile questo reato, dall'ergastolo fino ai 20 anni di reclusione. Omicidio premeditato, omicidio preintenzionale, omicidio volontario. Xanax, per favore. Omicidio di Stato. No, fidati che non... è un robot. Esattamente. Oh, Carlo amico. Io sono un amico della legge. Amico, perché qua vedo un po' che sta sparso. Ma è lui, è il bot madre. Tu piscia, io pulisco quello con la saponetta. Vai. È il bot madre? Sei il bot madre? Mentre se fa questo. Sei il bot madre? Con muscolo G fai la piscia. Sei il bot madre? Ok, bravo. Non te rispondo. Sei il bot madre? Oddio! Ave, è arrivato un salvatore! Ave Salvatore, ci inchiniamo davanti alla sua grande magnificenza. Ci inchiniamo davanti al bot madre. Ma che cosa sta succedendo? Ave, o re dei cieli. Ave, o sua grande potenza. Perdoni la nostra gloria terrena. Non riusciamo a capire la sua potenza nei cieli. Amen. Cazzo, ero una legione, ma che cazzo succede lì? Bot madre se ne frega. Allora, eccomi, scusate. Andiamo. Prego. Anche un soccorritore. Ma anche poteri curativi. Sì, a tutto, la nostra anche guardia. Anche poteri curativi. Ma anche potere di riprocreazione? Un figlio no, con no. Il bot madre lo farei volentieri. Senta, Alfio. Sì. Noi abbiamo già una macchina, ci vogliamo spostare? Sì, noi vi facciamo da scorta. Dove avete la macchina? All'aeroporto. No, sì, è vero, non possiamo riprenderla. Elicottero. Oh, buon uomo, come sta? Si ricorda che l'ho portata a riva? Quando eravamo sull'Isla Bonita? Isla Bonita, sì, me lo ricordo, ciao caro. Ciao, beh, andiamo a prendere una macchina, vieni. Alfio, sì. Dacci 2-3 minuti e ti richiamo. Prendiamo una macchina e ci attrezziamo. Ce l'abbiamo, Arturo e Carlo. Ce l'abbiamo. Ma la macchina del flow, andiamo, scusami. Andiamo, amico mio. Ragazzi, andiamo alla macchina e seguiamo Alfio. Ma dov'è la macchina? Ne prendiamo una. Abbiamo fatto uno, facciamo 31.
31. Carlo, ascoltami, ce l'ha il nostro socio qua, Emiliano. Non l'hai ancora conosciuto, è quello lì davanti. Salve, piacere Carlo, piacere averla qui. Salve Emiliano, Emiliano. Cipellina questa. Gli spari. Gli rubi la bicicletta. Gli rubi la bicicletta, sì. No, vada. Oltre a dare la beffa. Oddio, che è successo qui? Che è successo qua? Ma tanta gente sempre... Hanno fatto buffe davanti a me. Ragazzi. Cioè, quello c'ha pure gli occhi viola. Ma tutto a posto. Dai, gli occhi viola da... avevo 8.000 grimba. Ma? Signore, organizzato. Spostiamoci, va, Carlo. Meglio di spostiamoci, scusami, mi piace vedere queste azioni di legge. Sì, no, ma sento cosa è che successo? C'è stato qualche problema di parole. Meglio muoversi. Amico chiuso occhi mentre all'estato, eh? Non è roba che veniva interessa a voi. Chiudere gli occhi secondo secondo la legge. Chiudere gli occhi mentre si viene d'estate è un reato punibile secondo la signore, legge. Lei è un agente. Con la sospensione e anche con l'aggravante magari dell'ergastolo. Non sono un avvocato, anche signore, no, guardi, l'ergastolo no, però mi piace quello che ho la gente con i capelli ricci. Agente White. Alfio, ci spostiamo da qua che c'è dopo. Andiamo Messi. Dov'è? Ce l'avevo sperato. Qual è la nostra macchina? Questa. Ma chi è questo qua con la camera? Ermano, guida tu. Ma come guido io? Guido io. È il peggiore. Vuole seguire quello con la camicia. Come ti lavoro? Vai, entra di là. Mi metto io. No. Signorina? Ha bisogno di un passaggio? No, la ringrazio. Salve, mi presento. Sono il giudice Giascarlo. Piacere, Malena. Malena? Malena, secondo la giurisdizione, lei è molto bella. Me ne vado che sono un po' timido, arrivederci. Scappa. Ah, ok, vieni con noi, vieni, sali in macchina. Scappa, mi sono dichiarato. Aspetta. Scappa che mi sto vergognando. Vai, scappa, andiamo. Però comunque... Che ti chiamo a fare, scusa? Andiamo. Ciao Malena, sei bella? Oddio, mi sono dichiarato! No, ma ci manca anche prima, gli ho detto vieni. Io scappa! Amici come prima. Tranquilli, ciao. Tu sei molto bella. Scappa! Dove stiamo andando? Basta che andiamo via da Malena che mi sono dichiarato e mi vergogno un po'. Ma le piaci pure tu, ci ho parlato prima. Beh, letteralmente ci siamo incontrati in queste istanti. Ma lei è da un po'. Sai come funziona, no, hermano? Come funziona, hermano? E sta tutto... Tu sai come funziona, dai, non farmi dire queste cose imbarazzanti. Ok, mettiti qua in questo piccolo parcheggio a zoccolo di New. Ok, perfetto. Fatemi chiamare altri. Come notano la presenza, si attaccano. È casa mia. Fermi. Però. Ma mi sembra esagerato, non usciamo più. No. Alfio, ci siamo spostati poco più avanti. Siamo al 315. Di 315? Sì, pochissimo più avanti, così siamo in meno e organizziamo tutto, va bene? Ok, ciao. Va bene, un beso. Arriva Alfio, Ragazzi, arriva Alfio. L'unica cosa è che siamo troppo inculati. Conviene che qualcuno vada in strada per farsi vedere da Alfio. Ok, mi vedrà qua. Alfio tesoro, dove sei? Oh, olè, quello che volevo fare. Alfio, dove sei? Vieni qua, che ti aspetto. Oh! Alfio, ok. Eccoci. Ah, direi che ci hai visto. Allora, venite nel parcheggio dietro. Sì, quello là, Zoplo di New. Andiamo. Eccoci. Ok, ragazzi, allora, io con Alfio ho già fatto qualcosina in passato, e qui mi fido abbastanza di Alfio. Io ho un nuovo gruppo di amici di cui mi fido, ma non so le loro capacità. Però
Secondo me, Alfio, tu sai darci delle dritte, magari, su cosa è bene e cosa non è bene fare. Naturalmente dipende da quello che volete da fare. Se volemmo fare una rapina al negozio, ci abbiamo pure la gente speciale qua che ci copre. Ok, ok. Io non ho più la maschera, però. Allora tocca andare a prendere la maschera. Voi ce l'avete tutti la maschera? Claro. Bella. Ok, tocca anche camuffare un po' le voci, Sì, sì, sì. Beh, tutto a posto, parlo così. Non devi parlare come me. Dove vuole andare? Che cosa... Ah, lui non può sparare alla polizia. Ma non c'è bisogno di sparare. Io l'ultima volta che ho lavorato, tra virgolette, se mi capisce, l'ultima volta che ho lavorato, o come dire, io ho trabajato illegalmente, in modo illegale, non è partito neanche un colpo. Perfetto. Perfetto. Allora, e io, guardi, visto che faccio parte della security e faccio anch'io sicurezza come il suo socio, ho questa piccola cosa qua. Ok. Che non è un granché, però. Però funziona. Esatto. Siete tutti armati? Ovviamente ciò che rimane qua, giusto? Certo, certo, certo. Eccomi. Scusate, era il telefono. Messi, dicevamo? Tu sei armato? Chiedono se siamo armati. Cioè, armato. Al momento no. E allora tu fai ostaggio, Messi. Perfetto. Ok, come ci vogliamo fare, ragazzi? Dividiamo in parti uguali? Grazie, Gabri. No, dietro. Facciamo una Blaine? Ah, ok. Facciamo quello che vi pare, no? Però l'unica cosa, vanno bene queste macchine. Allora, prima di fare la rapina, studiamoci un piano. Guardiamo la Blaine, che io non la conosco, no? È la zecca di Stato? Vedi, questa qua. No, la Blaine. Fammi vedere. È quella fuori città? Esatto. Quella nord. La vedi questa accanto all'officina? Ah, sì, ora mi è tutto chiaro. E signor Alfio, secondo lei le macchine vanno bene? Tanto ci facciamo portare delle moto per scappare. Secondo me, guardi, mi posso studiare questo piano. Ovviamente il piano è da studiare, magari anche lì davanti. Secondo me possiamo far scappare qualche persona possiamo far scappare qualche persona fittizia su dei bei macchinoni e noi scappare su delle macchine oscene fingendoci personaggi non pensanti. Bella idea. Però lei con i capelli verdi forse mi dà un po' dell'occhio se... Vabbè, me vado a fare una tinta. No, ma le auto e moto ci stanno. Noi, secondo me, il trucco è... La nostra guardia ci può fare auto e moto, ci può dare, Ma secondo me il trucco è fare cesare dalla polizia l'auto, quella migliore, e noi stare, non scappare neanche, andare piano piano come se non fosse successo niente. La tattica del... Saremmo sotto i loro occhi. Come fai a fare una cosa del genere? Ci pensiamo dopo. Intanto andiamo, vogliamo andare lì? Piano. Ermano, dimmi, devo fare testamento? Mi sa di sì, Ermano. Oh, cazzo. Io direi che facciamo testamento. Tutti quanti a comprare il giubbotto antiproiettile. Non so se la guardia ce l'ha sopra, però io se no andrei a comprare i giubbotti antiproiettili. Perfetto, la seguo. Io non so se ho la maschera, aspetti, Oh, stiamo ballando. Oh. Yes, let's go. Mi piace questo momento per un po' vabbè, smorzare l'ansia. Grazie, ragazzi. Dai. Allora. Ah, c'ha i giubbotti antiproiettili la guardia. Ammazza, c'ha tutto. Perfetto. Ora ritorniamo innanzi. Allora, vi seguiamo noi, va bene? Non riesco più a tornare bene. Aspetta. Ok, ecco. Ok. Vi seguiamo noi. No, ma ce l'ha lui i giubbotti antiproiettili. No, ma vi seguiamo, io devo comprare la maschera unicamente. Ok, allora andiamo alla maschera, ci pensa la gente a portare. Perfetto. Agente, andiamo alla maschera. Ma scusatemi, ragazzi, fuori dalla rapina i poliziotti ci vedono, giusto? Sì, decisamente. Ok. Cioè, ci vedono uscire dalla banca, è impossibile fare una cosa del genere. Ah, siamo già arrivati al negozio di... Ti puoi allontanare quel tizio, guardia, per favore? Grazie. Ah! 16, ma il tuo amico quello? Te conosco a te.
Ciao, io ti conosco a te, carissimo. Te facevi lo sveglio che amico mio in carcere. No, chi siete? Io non te conosco. No, te me conosci, bene. Ma che è sto gruppo di persone poco rassicurate? Ah, sono per Simpson, che c'è qualcosa contro di me? Allora, ma io con te non c'ho niente, ma manco con questo davanti a me. Stupido Flanders. Come allora, le chiami? Stupido Flanders. Io non mi chiamo. Ah, Flanders. Dammi un po' le cose tue, i documenti. Piatemi un po' il cellulare. Vieni qua, occhio, te sparano. Ma che so? Stai fermo. Dammi un po' i documenti. Non ce l'ho i documenti appresso, veramente. Allora dai un po' il cellulare a Homer, così vediamo un attimo che c'hai. Non c'ho manco il cellulare. Frate, se c'è il cellulare te sparano. Ma perché mi dovete sparare? Ma l'ho fatto. Ma ce l'hai in mano il cellulare. Ma sì, ma c'ho in mano, ma mi sei incastrato tra il polso e quindi non me ne sei rotto, capito? Non va bene. Basta parlare, andiamo. Ci siamo, ci siamo. Io tanto te ritrovo, amico mio. Te ritrovo a te, Ora che ti do un cazzotto? Fai te? No, lui, Homer. Che fai te? Homer, guarda che vado a chiamare Marcio, Signora gente. Come signora gente? Ma è stata bella. Che me da mortacci, come? Mortacci, fermo. Qualcosa non va. Se in te stai fermo, porco tinci, te trivello. T'ho detto, dammi il telefono, fammi vedere i numeri. Perquisate un po' sto genio qua. Signor agente, lo può perquisire? Vai. Perché tutti i serdi qua sono un po' roppalordo. Terghetto, ma che volete da me? Il signore ha una pistola, è un'accetta. Senti, quella è per accetta per tagliare legna, la pistola è per sì. Però il documento è presente, mi risulta. È presente, chi è? Come si chiama? Fagli un po' una foto? No, che fai foto? Mostri il documento, signore. Fagli vedere il documento un po'. Mamma mia, guarda che cazzarola mi do la capita a me stasera. Sì, aspetta, ecco, faccio vedere. Ma dimmi di che roba, oh. Oh certo, ha capito ammazzato a baseball, ma corto bene stasera, eh? Dica amico tu, tanto con i pizzi, quando va? E te mi sta che stai a girare male qua, amico mio. Ma io stavo per cavoli miei, ma io ogni volta qua mi fate le chiuse, molto dal documento, aspetta. Dagli un po' il documento. Ma lo stai a cercare bene tra le tasche. Sì. No, non lo trovo, forse stanno nel borsone, aspetta. Puoi dare il documento al mio amico, per favore? Subito. Mamma mia, perché state così avvenati con me? Ho fatto di male io. Vai. Come è stato a far patirte? Non lo trovo, aspetta. Fanno il voto, ma è stato a far. Che chiama amico mio, va. Chi è amico tuo? Quello che facevi il coatto in carcere. Dai, su, far bravo, ma perché mi sta a far così? Stavi a far coatto in carcere? Ma chi sei tu? Ma che vuoi? Sono Homer Simpson, ma chi sei tu? Oh! Ma che vedi? Stai zitto! Fermo, non te muove. Vabbè. Dai, ho capito, mi è stato. Aia! Non te muove. Fermo, non ti muovere. Togliti quella bandana. Sono Homer Donkey Hopper. Togliti la bandana. Sì, subito. Io sono nervoso, sto a tremare. Se aspetti male va la bandana. E toglitela veloce. Mi sto nervosendo. Abbiamo tempo da attendere. Ah, sei proprio te. So io, Sei te. Alza quelle mani. Ma uno se va se scherza, no, non è che... Chi è questo con i documenti? Chi è che ha detto... No, va ben ci credo. Chi è questo con i documenti? Che schifo! Oh, che è successo? Che cosa schifo? Dici? No, dici che schifo a noi? No. Tu vuoi finire male? Ma ragazzi, abbiamo altro da fare, noi. Vabbè, lasciamo solo perché c'è altro. Signora agente, può venire un attimo? Mi può dire solo il nome di questa persona? Controllando i documenti, grazie. Che te conviene? No, li hai dati a me i documenti. Ah, come si chiama questo? Ma io sono bravo. E che ne so? Mica li ho visti i nomi. Complimenti, Homer. Homer. Se c'è la mia macchina, scappiamo. Allora, sta ridendo, signore? Eh? Abbassi i toni, che qua mi sa che quello, lei è quello puntato, non noi. Lo so, quindi, però, Homer... Quindi come si chiama, Homer? Questo Homer. Jonathan Proietti. Ma son fame, Poretti. Ma guarda, son fame. Io non mi fiderei tanto di Homer. A voi ma senti un po', ma te conosci Cappuccino? Chi è Cappuccino? Sì, io conosco Cappuccino. Come va a conoscerlo? Lo conosco, ci lavoro insieme. Perché?
Quindi fai parte del ghetto, stai i rossi? No, no. Come no, no? Se conosci Cappuccino fai parte del ghetto, hai detto prima stai i rossi. Faccio parte di rossi, sì, beh. Vabbè, allora ci penso io a te, va. No, ma se ne via, regà. No! Ma dimmi te che roba, oh. Don Cappuccino? Eccomi. Andiamo. Sono un po' inquietanti questa maschera. Come mi tolgo la maschera? Con lo Shift M. Perfetto, ragazzi, vi seguiamo. Abbiamo un negozio di vestiti. Allora, andiamo... No, no. Okay. Andiamo alla Blaine? Andiamo alla Blaine. Vai, vi seguiamo, boys. Oh, no, vabbè, ci vediamo lì. Ma chi era quella persona? Scusate. Un amico di 16 che ha conosciuto persone di merda, vedi? 16, conosci solo persone di merda, come sempre. Ah, è un tuo amico? Wow. Ma non so come si chiama, però sì. Complimenti, veramente, ottime scelte. Era il tuo migliore amico, scusami, Gianfranco. No. Lo conosco. Già penso che il suo migliore amico non esista. Ma potevi difenderlo, Franco! Potevi difendere il tuo migliore amico. È al di sopra delle nostre possibilità, Carlo. Ma cos'è che ha combinato in carcere con l'altro? Con Alfio? So, ho fatto cadere la saponetta, uno. Però io non ho mai visto nessuno con armi del genere in città. Quelle devono essere persone potenti. Infatti, quello penso anche io. Beh, quello che ho detto io. Ma non so se Alfio è a capo di qualcosa, eh? Cioè, io ho visto qualche suo scagnozzo qua e là, ma non so se sono riconoscibili, non conosco la grandezza della sua... Orco, Diaz! Accidente 180. Oh, i federali. Sparali. Sono i federali. C'è un elicottero che ci segue. Vada, vada, abbiamo fatto l'incidente, arriviamo. C'è un elicottero che credo ci stia seguendo, eh. I federali, allora... Ma chi sono questi federali, scusate? Non lo sappiamo. Manca l'arma? Carlo, chiama Alfio e digli che mi manca un'arma a me, per favore. Ma gli manca anche al suo amico, è un problema questo. Ti do il taser. No, perché in teoria la guardia le recupera. Chiamalo. Ah. Potevo prendere quella. Chiedi alla guardia. Ok, aspetta. Sto chiamando. Carlo? Sì, carissimo. Allora, il mio socio manca un'arma. Non so se la guardia può... La guardia. Ah, c'era la guardia, perfetto. Aveva focus. Ciao, Carlo. Ma non ce l'ha, perfetto, no problem. Ma loro sono, ragazzi, io non ho mai visto persone più armate di loro, eh. No, infatti, sono alquanto pericolose. Ma credo che... mi sento alquanto al sicuro. Credo che loro siano, non so se siano i... Cioè, credo che... Orco di... Credo che siano uno dei team più pericolosi, mi sa, eh. Dei team, sì. Sono delle gang, vabbè, ragazzi, sono un gamer, non mi rompete. Sono Carlo Gamer 89. Puoi salutare Pierre? Grazie, ciao Pier. Scappiamo con il Mercedes o no? No, a quanto ho capito no, hanno già un piano con le moto. Ok. Un secondo, ragazzi, faccio una telefonata a mia madre per dirle addio, un secondo. Ok. Ah, non mi sembra così, cioè il caso va in galera, non mi sembra così. Ehi, pronto, mamma. Sì. No, stasera sono con gli amici. No, senti, ti volevo dire che insomma, se no, niente, ti voglio bene, non ti fa niente, era solo per dire, sto vado con gli amici a bere. Ciao. Ma la guardia tiene tutto a posto o no? Tutto a posto. La guardia? E per i giubbotti antiproiettile? Ah sì, qui ce l'hanno già confermati, Ottimo. Ovviamente se fai un headshot non serve il giubbotto antiproiettile. Cavolo, serve esatto. Il casco? Anche se a quanto ho capito loro vogliono semplicemente scappare prendendo l'ostaggio come scusa. Ok, possiamo scappare anche con bombole d'ossigeno. Ah, meglio di no, l'ultima volta non è finita bene, ormai. Allora ragazzi, ho un piano. Grazie Jacopo, ho un piano, ragazzi, ho un piano. Sentiamo il piano. Allora, noi prendiamo la refurtiva, mi date tutti i soldi, ok? Ok. Voi scappate con l'ostaggio
E ipotizzo che la polizia non entra dentro, pensa che se ne siano andati tutti. Io rimango dentro e una volta che la polizia vi insegue, io poi esco con un grande nonchalance. Ottimo, okay. Bel piano. Mi parte un attimo a prendere. Vabbè, vado a prendere i vestiti un attimo. Se abbiamo i paracaduti, possiamo provare a buttarci la montagna dopo con le braccia. No. Che si inceppano, si inceppano. Vai, andiamo. Ok, ok. Ma io vado a cambiarmi. Vieni. Aspettiamo gli altri. Ok. Guardate, ragazzi. Il piano potrebbe essere questo. Entriamo, si fa la rapina. Signor Carlo, la maschera, signor Carlo, le telecamere. Oh, shit. Oh, le telecamere. No, messo, aiuto, ma chi sono questi? Gente, eccomi. Di eccomi. Le telecamere, Alfio. Ok. Ecco, ora non si chiama più. Le telecamere, signor Barcia. Bravo. Allora, la maschera, prego, signor agente. Giubbotti per tutti, se li ha la cartellina. Ognuno ha le sue cartelline. Allora, signor, la chiamerò il Beduino. Signor Beduino, ho un altro piano che potrebbe essere al top, ovvero quello di prendo io la refurtiva, tanto il suo numero vi faccio passare il numero dagli altri e voi scappate tutti e io rimango nascosto dentro la banca. Ah, un diversivo. Voi scappate tutti scapperanno, nessuno rimarrà più alla banca, io con grande nonchalance camminando me ne andrò, mi dico che no. Chi è un bel pilota qua fra di voi? Mi sa io. Il signor Franco. No, io. Sì, Ermano, la maschera. Ermano, scusate, non c'è nessun Franco, io, eh. Ermano, no, io vado no. Con lei. Ok. E ragazzi, ci facciamo dare 3 moto e scappiamo. La cosa migliore, non so se voi avete le bombole, sarebbe il top, non ce l'ho manco io, perfetto. Ah, non ce l'ho. Proviamo a scappare con le moto, di solito scappiamo per, vedete quel buco laggiù? Posso darvi anche quelle. Oh, cazzo. Oh, ma sa, la gente c'ha tutto. Ma cavolo. Grazie, signor agente. Ma una divinità. Al signor agente, Al signor agente ha tutto, ragazzi. Ma quale sarebbe il buco, tanto per capire? C'è un buco quello là, lo conosco, quello là. No, pure io conosco tanti. Quello laggiù. Di solito qual scappiamo è? Per là. Là. Quello lì? Quello tra il cactus? Ok, la porta, sì. Va bene. La porta. Ok, come faccio a prendere i soldi io, ragazzi? Ti verranno dati appena fai iniziare la rapina in automatico nella cassaforte. Ok, ma li raccolgo io per tutti? Sì. Ok, perfetto. Allora, ok, quindi abbiamo le bombole, a chi mancava l'arma? Ah, Ermano. Allora, ragazzi, se volete apriamo una betta. Se riesco a fuggire, non... cioè... Homer? Chiamatemi A. Muovete. Ok, yeah. Io ce l'ho armi, non ho spostati. Il giubbotto antiproiettile ancora. Homer, spostati un po'. Ce l'ho, favore. Ce l'ho? Sì, ce l'ho. Mi piace che stiamo facendo una bella rapina alla luce del sole. Rinfrescante, vero? Io ho un'ancora, se volete. Ottimo. Serve allora con la moto e l'ancora, perfetto. Grazie. Ok. E a chi devo dare le bombole? A tutti, signor agente. Avvicinatevi piano piano alla gente, uno alla volta. Ma come le pare il mio piano del fare... Guardate... Arriva la polizia, io esco con tranquillità così. Ta 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 ta. Oppure faccio finta di essere un ostaggio. Non dobbiamo avere un ostaggio? Sì, è Messi, è quello là, Messi. Allora si può togliere anche la maschera, si scusi, gli ho detto di mettersela. C'ha ragione. Andiamo. No, chi è che si è messo le bombole? No, ma già? Come la messo? No. Ma non adesso. Vediamo, va a scoprire il piano. Partire la mia. Non riesco a toglierle. Tieni, si tolgono da sole dopo.
No. Ok. Siamo 3, 4, 5, anche se siamo pure di meno. C'è Messi che fa lo stadio. 1. 6, 6, 6, 6. E Messi con lo stagio, vai. Qualcuno aveva lasciato la marijuana. Non vorrei dirvi una buona brutta notizia. Dovrei chiudere gli occhi. No, grazie. No. Messi. Dipende quanto ci mettiamo. Ma ci mettiamo poco. Messi, ci mettiamo poco. Resista, resista Messi. Esista Messi. Allora. Resisto. La sua carriera è ancora lunga. Da questa i parte, veicoli, quindi ti troviamo là della porta o come facciamo? Che non l'ho capito. Seguo lì, Homer. Vada Omer, seguo il... Vedi? 5 minuti. Ok. Rapinate, rapinate. Ok. Quindi prende il qua. Dove andate? Esatto. Ragazzi, sto prendendo i soldi, eh. Prendete più che potete. Prendete più che potete, ragazzi. Prendete più che potete. Chiedi a... Chi è che va a fare la trattativa? Io vado a fare la trattativa. Vai, vai, vai. Vado, posso andare anch'io a fare la trattativa? No, tu devi stare nascosto. Ah, giusto, giusto. Sì, 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 sì. Allora, ci devono dare tre modi. Okay. Tre modi e noi scappiamo. Niente strisce, non fa mettere strisce. Rimani qua dentro, sennò va tutto... Sì, sì, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Perimetro o no? Ha detto sì, perimetro. Perimetro, perimetro. Piano perfetto, è piano perfetto. Ragazzi, ma io dopo mi tolgo la maschera, faccio finta ostaggio. Vuoi fare l'ostaggio tu? No, 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 no. Ah. Però se mi vedono fuori... Vabbè, vado dentro. Ah sì, vai, alla fine dentro, fai l'ostaggio qua dentro. Ma voi volete sparare o no? No, no, cerchiamo di evitare, magari siamo scappiamo, famo, esatto. Secondi, eh? Messi, mi senti? Messi. Urla. Messi non c'è più. Sì, non c'è più. Messi. È addormentato Messi. Porca pronto, pronto, ci sono. Oh! Ok, scusa, Messi. Oh. Ecco, ecco. Oh, Messi, appena tu che sei là, appena qualcuno vede la polizia, urlate "Halt!". Halt! Ok. Chi è che fa la trattativa, scusatemi? La Befana là. Come ti chiami? Francesca. Francesca. Francesca, vai Francesca. Vai Francesca. Mi serve una voce. La voce da Francesca? Ok. Va bene? Va benissimo. Tutto a posto, Messi? Sì, perfetto, sto voce. Vuoi un bacio? Sì, dammelo. Che te farei? Un po' strana, questa rapina, Francesca. Per favore, lasciami lavorare. Ma ci avete tutti le remoscia qua? Ma ogni tanto, è un tic. Ah, ok. Francesca, faccia la voce da nonnina, per favore. Va bene, eh? Mo' troppo, ma sì. Sì, sì, sì. Mia nonna parla così, scusate. Quindi, direttive, Francesca, un dialogo pulito, prende tempo, che poi noi scappano in moto. Tre moto, ragazzi, tre moto. 10. Con chi devo andare io? Con il mano la maschera bomba a gas. Ok, ok. Ok, ok. Anche se non so quanto servirà il pilota, essendo in due moto si pesa un pochetto, no? Ok, ma i soldi, prendiamo... soldi? Soldi, cioè, arrivano. Ragazzi, teniamo fino all'ultimo lo stadio, poi lo lasciamo e scappiamo, Lo teniamo sempre puntato, pure quando sta fuori. Ah no, pure due moto, quanti siamo noi? Siamo 4 ragazzi. Io non ho nessun soldo, ragazzi. No, siamo 5. Tra un po' ti arrivano, deve scadere il tempo. Ah, perfetto, scusatemi. Ma la polizia può arrivare anche prima del tempo scaduto? Sì. Dovrebbe arrivare prima, però non ci sono. Se non vengono, ci prendiamo i soldi e ce ne andiamo.
Nascondiamoci tutti. Ok, vai, quindi tre moto belle veloci. Francesca, sei tutti noi. Ok, ok. Ma cazzo si tolgono? Ok. Forse dovremmo entrare in una radio? Molto meglio, è vero? Impostiamo una radio, ragazzi. Si avete le radio per caso? Sì. Noi sì, tutti e tranne Homer. Allora mettiamoci una frequenza, che ne so. Sì, tanto io ho il numero di Beduino. 104.4. Check. Check. Perfetto. Per due. Guardia, sente sirene. Controlla Francesca. Faccio che arrivi qualcuno. Sì, ho parlato. Signor Homer, quanto manca? 100 secondi. Io da qui ho una visuale perfetta, però solo dalla via principale riesco a vedere se arrivano. Vi avviso se arrivano. Mi piace questo nome, Homer. Piccolo countdown in chat, ragazzi. Allora, mo te lo dico, perché c'ho casa mia, te dico subito qual è il molo. Aspettate, te lo dico sulla mappa. Ok, Eccoli! Ecco, prova il molo. Prova ad andare al molo vicino al 906, che poi andiamo verso l'acqua. Ci sono arrivati gli agenti. Cerca di urlare, Francesca. Vedo. Orlando. Di andare in basso sul lato sinistro della mappa. Devi andare dove c'è la porta, Francesca, non ti... Stavo aspettando, ti avete messo tanto? Questo sono abbastanza. Ma almeno quanti siamo? Adesso 20 secondi. Siamo 15. Qui. Vedete come sta giù? Se non ci fa chiesa, stiamo sentendo la testa, ok? No. Ok. Sì. Guarda, più siamo, più aumentano, chiamano rinforzi. Ovunque. Sì. Almeno 35 persone ti becchi. Come scusa? Come scusa? Sì, vogliamo scappare. Vogliamo 5 delle moto più veloci della città. Sì. 15. No. 8 e mezzo, sì. 15. No, mio. La guardia. Ma che fa sparire? Ma sta creando divertiva, guarda, raga. Scappate! Guarda un po'. Guarda, ma non sta facendo divertiva. Vabbè. Non abbiamo le moto ancora. Tutti gli agenti sono... la macchina, però. Sì, ma c'è tutti gli agenti vivi. Tutto a posto, bene, aspetta. Vogliamo 5 delle moto più veloci della città. Sì. Se volete messaggio, vogliamo prima fare un giro e vedere come si suona. Però, ok. Signora! Non lo manda.
stato a me per mettere il spago. Filippo. Bene. No. No. Sì. 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 Cazzo, vediamo la cosa di scherzi. Questa. Voi gente fate la festa. Questa. Buttala Maria Carlo, ci sono i cani. Nell'altra direzione. E giri. No, 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 adesso. No, no, altrimenti la testa dello stagio salta. No, adesso, cazzo. Si vede, si vede. Ma ragazzi, se smonto tutto ed esco, posso sembrare un cazzo di coso, no? Di ostaggio, o sbaglio? Perché li devo riprendere? Almeno, almeno 15. Tutti 15, sì. O 5. Arrendetevi adesso, non mi avrà fatto lontano. No, no, pure le volte sono state attenti, belli. No, no, sono ovunque, cecchino, cioè, non se ne vada, cioè, altrimenti la testa scoppia. Aspetta. Abbiamo un esercito per controllarlo. Vogliamo tutte le moto avanti, all'entrata, girate nella direzione opposta. Quanto manca? Quanto manca? È finito, finito. Ok. E poi abbiamo le moto pronte, vogliamo... Ok. Sì, 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 vogliamo fare... Vogliamo fare un po'. Mi fingo sbirro, faccio tutto vuoto qua, ragazzi, perfetto. Come si chiama? Sì. Io sto dove faccio la tua figlia e che lavoro fa sta moglie, sì. Ha raccolto tutto il denaro? Sì, sta mentendo, sì. Lei fa che lavoro fuori di qua. Sì, sta figlia, così che si chiama? Io l'ho spostata. Li ho presi i soldi, li ho presi, sono qua, okay. Sono qua, sono qua, sono qua, soldi sporchi. Sentire. Sono qua. Aspetta, arriva. Sì, sì, sta qui, noi non faremo male. E cosa volete? Sono mezzo milione di soldi sporchi. Stanno pensando a lei e stanno pensando allo stagio. Ok, avete sentito la gente, cosa ne pensate voi della sua proposta? Gentilmente non ci mettete un cazzo. Non siamo venuti a conoscere che fuori. Stiamo collaborando, stiamo procedendo per come sta dicendo lei. Se ne pesa qualcosa? No. Ok, bene. Davanti le moto. Ma qui si fanno i Kalashnikov. Ok. Quindi signora. Sì, vogliamo scappare. Ti prendo in giro per se la vuoi così? Ok. No, assolutamente. Ecco. Ma perché sono cecchini, bello, sono mimetizzati. Sono mimetizzati comunque, bello. A noi non risultano, però siamo ancora più attenti. Dica. Ok, 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 ok. Grazie, sentite, siamo pronti per fare un perimetro. Sì, ma mi sto facendo con Messi. Ok, ok. Non voglio scherzo, mi sparo in testa. Ok, non ti scontate, dammi.
Dai, sono fuori? Ok. Guarda, bello, bello. Ok. Uscire, bambi. Cazzo, stupaglio, vattene, stupaglio, vattene. Stupaglio, vattene. Stupaglio, no. Ma è impazzita questa. Stefania, vattene! Agenti, 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 entrata in una persona! Devo prenotare, devo prenotare, per favore, qualcuno che mi aiuti! Non lo so, non sta parlando! Non so, se non sento a me, ma... Stefania, vattene! Ma che sei? Devo prelevare, no? Ma... Devo prelevare, ma... Ma vattene! Ma chi è che è stato a prelevare durante una rapina? Devo prelevare, per favore. Rimanga qua con noi. Rimanga qua con noi. Rimanga qua con noi. Se fai avatte. No, Marina rimane qua con noi. Marina rimane qua con noi. Abbiamo 100.000 dollari. Prelevo, io prelevo. Però rimani qua. Beh, abbiamo un altro stagio adesso. Le cose cambiano. Non ti preoccupare, te. Ma cosa si sta facendo? La cosa è fatta? Ma agenti, com'è possibile che un civile è entrato in banca? Chiedo... Fatti i fatti tuoi! Perché non è? Fatti i fatti tuoi, adesso non ti preoccupare. E noi che facciamo? Se non sbirro, non è uno vostro questo dentro, per caso, sono agente? No, è uno sbirro, fai vedere il distintivo. Un attimo. Fuori, fuori. Allora, io... Non posso sdraiarmi, ragazzi, non mi fa sdraiare. Ma un po' da uscita, mica mi sono accorto. Vabbè, adesso noi usciamo e ti puntiamo lo stagio fino alla fine, e voi ci lasciate andare. Ok. Io vengo con te. Dovremmo aver fatto un piano B, cazzo, se... Quali contatti? Chi sei tu? Fai qua. Io? Agente sono. Allora, io sono il sergente Raffa. Ok, no, siamo... No, agente Pasquale, ti allontano, agente Pasquale. Ti allontano, te ne vada. Te ne vada, agente. Se ne vada. Ok. Dai, dritto. Sto cercando di vedere da quella porticina lì. Chi è qua dentro? Vai in alto! Chi è lei? Chi è lei? Mi sente? Signore?
sono andati via. Sono andati via. Dove dobbiamo andare? Sono andati tra le montagne loro. Ma li stanno inseguendo? Sì, li stanno inseguendo. Ok, ok. Dobbiamo cambiare subito macchina, eh? Se vuole ne prendo una di queste. Bravo, bravo, bravo. Lei ha fatto un casino, non dobbiamo dare nell'occhio! Ok, perfetto. Dobbiamo fingerci persone normali, eh? Allora mi abbasso. Carlo? Sì, pronto? Sta tutto a posto? Tutto secondo i piani, caro. Ma mi sa che si sono bevuti qualcuno da banda, perché hanno fatto incidente con la moto. Ma è in che zona? Proprio appena sono partiti. Noi però siamo salvi, io e... Ermano? C'è un suo collega lì, c'è un suo collega lì. È stato arrestato uno, è lì. Stanno a seguire. Dove sono? Dove capito? È dietro Homer, è dietro lì. L'hanno arrestato uno, è un poliziotto e uno dei suoi. Gli spariamo? Va bene. Basta che lo punta, in realtà è uno solo. Si avvicini e lo punta. Si avvicina e lo punta dalla macchina. Ma è arrivata? Ecco, salve. Lei è puntato, caro. Salve, andiamo. È puntato. Grazie mille che sei venuto. È puntato. Grazie, Omar. Se ne vada. Si mette a steso. Si mette a steso. Grazie Homer, grazie che sei venuto. Cazzo, ora siamo nella merda. Siamo veramente nella merda. Non siamo, diciamo che siamo entrati nell'occhio di tutti. Esatto, cazzo. Il piano per metà è fallito. Oh, salve. Siamo nella merda. Avevo notato. Siamo nella merda, dobbiamo cambiare macchina. Oh cavolo. Siamo fregati. Dobbiamo proseguire a piedi. Sì, proseguiamo a piedi. Ci hanno visto la polizia. Corri avanti. Corri. No, sali sopra. Ti vede da lì, sali sopra qua. Mettili steso. Dai, sono giallo e bianco come perfetto! In prospettiva, guardate! Cazzo, alzati! Non riesco a muovermi! È possibile che non si trova da nessuna parte? Io dico no! Siete stupidi che vi fate scappare così facilmente! Allora, qua... 2016 è vuoto!
Omer. Vieni, momentaneamente dobbiamo abbandonare lui. Vieni, vieni. Non riesco a muovermi. Oh cazzo. Tornato, smetta stesso. Vieni, ora. Vieni, ora. Vieni, Omer. Non mi riesco a muovere. Ma che cazzo, X. Non riesco, non si muove. Ma... Vai, mi porti così. Ti risento di nuovo. Posto? Sì, il signore era a piedi. Ah, va bene. Oddio. Vada dritto. Dovrebbe esserci un campo abbandonato. Prosegua dritto. Destra, qui dentro. Nel capannone, andiamo nel capannone. Oddio! Oh, perfetto! C'è uno! No, è uno... È una guardia che sta con me, Buonasera. Siete scappati? Sì, non siamo in una condizione al top, diciamo. Abbiamo lasciato quello lì dietro. Dobbiamo trovare una macchina. Secondo, magari vado a prenderne una qui in strada. Come lo vuoi recuperare, Omer? Direi con la classica macchina di merda. Andiamo che non diamo dell'occhio. Lei si metta dietro, sdraiato e via. E quello lì in macchina? Come lo andiamo a prendere? No, lo prendiamo con la macchina. Ah, con un'altra macchina, ok. Sì. Quella macchina ha dato troppo dell'occhio. Anche questa dà dell'occhio, però vediamo. Dio, fino a un certo punto. Lei si ricorda la casa? Sì, vado da okay, qua. Vado piano, eh. Sinistra. Proseguo la strada. Proseguo. Destra qui dentro. Ok, giri. Ok, eccolo qua, dove l'ha incastrato prima. Oh, grazie mille, è arrivato qualcuno. Ma ti hanno visto? Non mi hanno visto, sono arrivati fino a qua, non mi hanno visto. Meno male, salga sull'altra macchina, veloci. Se ne sono andati, però credo che ci stiano cercando. Veloci, oh. Su. Ma ti hanno ammanettato. Venga. Sì. Andiamo. Grazie mille che siete tornati. Ok. Prova a chiamare l'altro socio, eh. Dove siete al 709? 909 ha detto che sono. 909 ha detto. Qualcuno mi mette al punto, per favore. Dove ha detto 909? 909. Dove sei, 16? Ma civico. Grazie, Andrea. Gentilissimo.
Vieni, siamo sull'autostrada 16. Ti veniamo a prendere, dove sei? Siamo super equipaggiati qua. Non ho capito, 16. Sì, sì. Dove sei? Siete al 909? Sì, sono al 909 tutti. Hanno preso Ermano. Hanno preso? L'hanno preso Ermano. Con Ermano c'era pure l'altro ragazzo. Franco invece no, è libero, sta scappando, ha detto. Ha detto che c'è la polizia al 909, li sta seguendo. Li proviamo ad aiutare così. Stiamo arrivando al 909, state lì. Stiamo arrivando. Stiamo arrivando, Ermano, tutto a posto. Stiamo arrivando al 909, stai tranquillo. Lo stanno per prendere, hanno detto. Arriviamo, arriviamo. Quanti, chiedi quanti sono, quanti poliziotti sono? Quanti sono, quanti poliziotti sono? Ecco qua, Franco. 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 Franco, sali con noi. Vieni, vieni. Faccio vieni, Franco. Sit car. Vieni, vieni. Sit car, signor Franco. Qualcuno mi deve prendere in mano. Signor Franco, faccia, vieni, faccia car. Slash sit car. Ah, ok. Lo prendo io in braccio. Veloci, veloci. Tutti te hai problemi. Venga qui, Franco. Ok, ok. Grazie, signor. Quanti poliziotti sono al 909? Cavolo, non risponde più il radio. Ma perché non può dire quanti sono? 909. Come fa a dire? È sulla costa 800. Boh, per qua? 909 ha detto. È per qua, no? 909. Oh, cacchio, lo sportello. Spero di non cadere, ma. Oh, cavolo. La presa della guardia è molto forte. Beh, facciamo un giro, vediamo. Mi sa che sono sulla collina. No, hanno detto 909 vicino alla costa. Si fermi un attimo qui che vado a controllare io la collina. Si fermi qui, si fermi qui. Vai, andate. 909 vicino alla costa. Io purtroppo non posso sparare con voi, quindi. Sì, però con me questo 909. No, sì. Io ragazzi, purtroppo ho i soldi. Non ti preoccupare. Ma hai i soldi? Non li hai presi? Sì, sì, ho i soldi. Mettili in questa macchina, mettili in questa macchina. Vabbè, ci sono. Sono là davanti a tutti, sono davanti a tutti, ce ne sono tanti. Li vedo da qui. Cavolo. Secondo lei ha senso colpirli? Se volete, siete interessati. Siamo pochi. Allora hanno i mitra. Sono qua sopra a sinistra. Oh cavolo. Se ne vada, troviamo una posizione migliore. No, ragazzi, ma è rischiosissimo. Fermati, no, no, da sopra è fattibile. Fermati qua. Fermati qua. Ok, mi faccio scendere. Siamo un po' tutti. No, sono incastrato. Oddio. Se vuole li può dare a me i soldi. Quelli glieli posso tenere. No, no, mi voglio prendermi questo rischio. Vada allora. L'arma, signor Homer, l'arma. Non ha l'arma in mano. Ma che stiamo a fare? Sembra una stronzata, ragazzi. Sembra una grande stronzata.
Ragazzi, mi sembra una grande stronzata, eh. Shhh. È la pistola? Sta succedendo? Non ne ho idea. Ma perché stiamo facendo questo? Perché vogliamo salvare i nostri amici, se Homer, non... ho un piano. Ok. Io posso iniziare a sparare e voi cercare di colpirli, magari riesco a fare io. Ok. Ok. Siete pronti? Ok, sì. Va bene. Ok, io sparo e li metto in allerta. Un po' difficile ora, doveva chiedermela. Via, 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 via. Cazzo, il tempismo. Oh, aspetta, aspetta. Erano troppi, ragazzi. Una macchina, una macchina! Esatto, una macchina da NPC. Dai, non do dell'occhio.
Eccomi. Andiamo Carlo, andiamo. Ce n'è uno a terra lì ferito dei vostri. Ma andiamo che ne arrivano altri, no? È lì. Sono io. Faccio io. Ragazzi, ma che è successo nel mentre? Carlo. Ma che è successo, Alfio? Mi sono messo malissimo, mi hanno sparato. Ma io ho provato dalla collina, guarda, abbiamo provato ad aiutarla, ma erano veramente tanti. Io sono scappato, Alfio. Hai fatto benissimo. Come vi siete salvati, ragazzi? Ma la polizia, tutti fatti? Tutti sugo. Mamma tutti mia, ottimo lavoro, Carlo. Anzi, hanno sparato loro a me e stavo sparando pure a lui per sbaglio, perché pensavo fosse uno schifo. Infatti, chi è che mi ha sparato a me? Mortacci. Tutti sughetto, ragazzi, tutti grandissimi. Perfetto. Le guardie del corpo numero uno. Ottimo lavoro, guardie. Ma io, non so se ci conviene rimanere qua sulla scena del crimine. Mi sa di no, andiamo via. Andiamo via. Tu hai una casa qua, Carlo? No, sono abusivo in delle case che trovo, le visito e poi ci dormo. Abbiamo noi una casa. Carlo, vieni qua. Ma abbiamo due macchine. Oh, Cali, ma do cazzo stai, Cali? Non ha capito che abbiamo fatto una rapina, te stavo aspettando dentro casa per venirci a salvare. Meno male, gliel'abbiamo fatto. Poi capi che è successo. Dove andiamo? Mo sta manda... No, aspetta che non vedo niente, aspetta. Faccio sì, scendi. Vuoi che veniamo tutti dentro casa, però... Fammi scendere. Cavolo. Stiamo con Carlo. Fammi scendere, Carlo. Ok, ti faccio scendere. Sì, se... No, ci vediamo dentro casa. Vai, guida. No. Vai, dici no? Che dici? Vai, guida, Carlo. C'hiamo pure tu guardie del corpo, eh? Dimmi te. Lo prendo in collo. Sì, prendo io te. Io mi fido di Carlo. È un fratello, Carlo. Poi mi hanno salvato pure la vita tutti loro. Ah, poi dite una cosa. Allora, se vediamo a casa, 709. Aspetta, Carlo, scendi. Vabbè, vai con... Se vediamo là. Aspetta, Carlo. Ma non vedo niente, se lo prendo. No, non vedo niente così. Allora, prendimi te in braccio. Abbiamo un'altra macchina. Carlo. Come braccio, si prende? Slash braccio. Faccia slash braccio alle giornate. Slash braccio. Andiamo al 709, qua, ragazzi, che è la mia villa, Grazie, Carlo. Seguite il segnale, andiamo al 709. Ma c'è... Io sono riuscito a scappare dalla polizia, ma mi hanno assaltato due... No, scusate, la guardia del corpo ha sparato. Io poi ho visto che ci sparavano, a me mi hanno colpito, devo dire la verità. Ho continuato a sparare, ma sembravano 6-7, per cui ho detto, cazzo, noi siamo in 3. Qua a destra. Là. Aio. Là, 709 la mia villa. Mi sembrava di aver premuto il freno. Qua. Che villa, mazza, oh. Che villa. Ma figa ce n'è, eh. Qui è un posto sicuro. C'è Ambrogio? No, è Calippo. Lì. Lì. Loro sono i guardie del corpo, loro due. Grazie, Carlo. Così qui stiamo tranquilli. Mi scusi, Carlo. Salve. Ecco. Allontanatevi. Ci vogliamo scambiare questi doni? Certo. No, sto a fa push. Bella sta BMW, chi è la tua, Cali? Ami. Hai rotto il cazzo, quante macchine c'hai? Oh, è sempre io. Hai rotto il cazzo. È una settimana che mi vedi sempre questo e ti dici che ho fatto i sordi. Vabbè. Quanto fa 500.000 diviso, quanti eravamo? Eravamo 5, siamo noi. 1, 2, 3 e poi l'altro indossano. Ermano! 100.000 per uno. Finito, Ermano. Ermano dove è finito? Ma occhio sugli occhi. Ma torna adesso. Ah, ok. Arriva su. Sta Calippo.
Guarda, ti do a te metà, signore, così sì. Poi decidete come gestirli. Se volete vi cambio tutti io, Ok. Cambia bene? Ragazzi, il piano ha funzionato, per me. Sì. Ottimo piano, Carlos. Ma non è entrato nessuno a controllare, È entrata una pazza che diceva: che ci fate qua con il mitra? Pasquale, che ci fate? Ottimo piano. Bellissimo, siamo tutti per fortuna. Un applauso a Carlos. Grazie, grazie. Peccato che vi hanno detto che c'è stato un incidente in moto subito. Sì, sì, ci sono schiantati sì, contro il mio. Il mio con M. Noi abbiamo anche salvato un altro ragazzo. Avete salvato a me, grazie mille Carlos. Esatto. Poi ci stavano per bere, ma abbiamo usato con la guardia del corpo degli stratagemmi. Ma io sono andato là. Rubi, della legno. Me li cambi tu? Te li. Scusami, Alfio. Sì, vabbè, Alfio. Te li cambi tu. Ce l'abbiamo fatta? Te li cambio io. Sì, 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 ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, cazzo, dai. Sì, grazie. Palle, culo. È stato un successone. Io direi che si può anche puntare a qualcosa di più grande uno dei prossimi giorni. Certo. Alla zecca? La zecca sarebbe top. La zecca noi diciamo l'abbiamo fatta, ma in maniera, cioè veramente in un grandissimo gruppo, e ci siamo salvati tutti. Io quei soldi li ho rivisti dopo un po'. È veramente rischioso la zecca. Carlo, ottimo. Io non vorrei dire, però con te le rapine non sono mai andate sempre così lisce, diciamo. No. Ma c'è Michael? Pure prima abbiamo visto la zecca. Ok. Siamo arrivati proprio vicino a un metro dalla zecca. Calippo è un uomo fidato, ragazzi, sta con me Calippo, questo qua dietro. Quindi se perfetto. Fa mal zecca ci può stare pure lui. Ottimo. È bravo pure a sparare. Perfetto. Se da sparare sarebbe la miglior cosa per il mio. E che c'è, ma fa zecca che 9, porco due. C'è una nuova uscita, No, trovami armi, le trovo io. Dai, roba. Trovo le armi per tutti. Potremmo, io non conosco bene le gang della città, ma potremmo sentire qualche gang per fare un traffico di armi legali. Ve rimedio io tutte le armi. Aspetta, il signor agente c'ha la mia. Qual è il signor agente che c'ha il mio AK? Io. Grazie, signor agente. Ora glielo. Alfio, se mi dai i soldi, ti do i soldi, Sì, 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 sì. Te li doppio interi anche se ci rimetto, di mortacci. Cazzo Carlo, come sei fortunato, hermano. Poi ve li do io a voi. Io te li donerei anche a te, Carlo. Sei tu che ci hai salvato da questa situazione. Beh, io ho salvato un piccolo gruppo. L'altro ci hanno. Siamo andati, abbiamo salvato. Ci siamo uniti e tutti abbiamo salvato tutti come tutti farebbero in queste situazioni. Certo. Ma per divertirci buttiamo questo catorcio nel cesso? Sì, ma. Facciamo. Dai, dai, per macchina, divertirci. La macchina, Cali? La macchina tua sta parcheggiata qua a casa. Ragazzi, criveriamolo di colpi. Signor Homer, le armi si danneggiano dopo un po' che le usa. Ah, ok. Ma lei per festeggiare un rito. Boni, raga, è diventata una scuola vasta. Sì, ho scoperto anche che esplodono facendo. Sì, lo so. No, però, vabbè, prego, c'è una macchina mia, no. No, ma non esplode, non esplode. Perfetto, un rifiuto ambientale. Avete bisogno dei kit per riparare l'arma? Magari se non gente. Okay. Esatto. Allora ragazzi, per fare la Blaine, per fare la zecca rimedierò io tutte le armi, già so da chi andare. Va bene. Ok. Perfetto. Se vuoi l'accompagniamo. Voi mi dite il giorno. Ah, adesso ci vogliamo andare? No. Ah, ok. Andiamo adesso? Andiamo adesso. Mi sembra esagerata adesso. No, adesso no, ci organizziamo bene un giorno e me lo dite, io rimedio tutto. E cambiami i soldi, Alfione. Che numero è lei? Il mio numero è 1301. Ma come si riparano? Devo mettere su USA? Prima l'arma in mano. Bada. E ora può usarla. Ora USA. USA?
Busa. Busa. Usa. Usa. Usi. Uso. Ok. Perfetto. Mi hai dato i soldi? No. Che numero sei? Che codice? Sempre 1301. Cali, poi ci rimetto per non andare in banca, capito? Capito, Cali? Ma va, va tranquillo. Poi ci rimetto io dopo. Qual è il numero? 1301. Ah, 13. Ma questo faceva tutta la bella parte, porco due, quando mi ha preso la macchina. Facciamo il cheat contestuale, poi fai rapina. Ciao, ciao, ciao. Perché? Sei proprio un bel paraculo. Guarda, secondo la costellazione la legge della strada. Questo è... Lei mi ha tamponato, lei sta facendo un drifting in mezzo a tutto. Lei mi ha tamponato. Lei mi ha tamponato e mi ha dato anche i soldi, ma mi ha tamponato. Vabbè, lo dice, dai, qua, però... lo dice la legge, lo dice la legge. Omer, mi sente? Dai, però ci hai guadagnato, dai, su. Sì, ecco. Posso così, dai. Vuole il numero così quando è in città ci siamo noi guardie? Ah, guardi, per ora mi affido al gruppo di Alfio. In realtà vorrei un po' capire tutto e non mettermi in giri troppo grandi del mio. Per cui direi che mi trova con lui. Quando c'è lui mi organizziamo qualcosa e mi trova. Altrimenti faccio i miei più piccoli giri. Più che altro mi sembra che do troppo dell'occhio con una persona così, vestita così. Mi scusi, ma i soldi... Ah, eccolo, ecco. Mi dica il suo numero, Carlo. 1349. A posto. A posto, una valuta molto onesta. Sì, sì, sì. Carlo, mi dà $100,000? Per favore. Ah, fate la mia tutti... parte la puoi tenere, Carlo, te la concedo, te la dono. Grazie, ha fatto... Ah, così generosi, tete. Fate rapine, porco due, e poi li lasciate. Lasci vostro. Io ma la prima parte, anzi no. Ma solo io, porco due, quando vado a fare rapina mi chiedono il 70% in più. Anzi, io a parte mia gli ha regalato a Calippo. No, no, tranquillo, cucciolo. Ma ci faccio vedere la casa. Dove dà la casa? Entra. Vamos, vamos, vamos. Come se è casa tua, cazzo che frega. Carlo è un vero intenditore di casa, un interior designer. C'è anche la water, Pure il McDonald's che dobbiamo attivare. Tu mi ricordi un cantante? Joker? Ma senta, signor Alfio, lei ci ha dato, ci ha cambiato i soldi, ci ha dato tutta la parte. Stia tranquillo. Questa è la piscina, qualche festicciola, qualcosa. Ah, ma se io facessi... Hop, hop! Buttati che morbido! Opla! Eccomi qua. Che salto! Oh. Ma se qua uno si tuffa si fa male. Questo è un buon punto, per questo gli dicevo prima a Shorty di venire al molo. Shorty, Shorty. Shorty, vabbè. Se noi, se quando facciamo noi rapina, che poi questa è un'idea di Calippo grande, ci buttiamo dal molo, venite direttamente qui a casa e c'è sta gente che se vengono gli agenti gli sparano. Ah, ok. Dicavo, ma sono soldatini, da Epriti alle Comasters, porca puttana. Te preoccupa, Cali, che ci fanno comodo. Ci proteggono. Capito? Ma qua se ti tuffi ti ammazzi. Oh, no, no, però buttate di testa che morti. Vai, vai, prova. De vado? Testa, però, Vai, vai, intareggi. Mamma mia, come sono matto. Certo, due scudi di soli li puoi pure via, però... Niente, ignare già la pompetta? Secondo me sì. Vado. Vai Carlo, vai Carlo. Ma senza paura, dai. Per me non ce la fa. Almeno... No! Andavo di là. Cali, lo sai che abbiamo incontrato prima? Amichetto tuo dalla cella, ho preso pure belle info. Ah.
A quello di Renato. Si chiama Jonathan. Come si chiamava, raga? Jonathan Perrotti. Come si chiama? Una cosa del genere. Ma abbiamo dei fans là sotto. Abbiamo uno che lo conosce in realtà. Sì. 16, digli chi è. Non so chi sia. So solo che ride un sacco. Ma lo vedi spesso tu, no? In giro? Sì, c'è tipo alle 5. O sai con chi sta quello stronzo che tocca andare a parlare, Cali? Con Cappuccino. Sta chi i rossi del ghetto. Jonathan Proietti, una cosa del genere. Mo tocca parlare con zio e con Cappuccino. Non è che può fare lo stronzo come gli pare, eh? Ma frate, tanto gli ho passato una sveglia dentro a qua la cella che se la ricorda a vita. Ho devastato. Adesso che chiede la scusa, porco due. Scusa. Ma mo se sentiamo con Cappuccino, sì, ma però non fa sempre il cazzo. Piano la sveglia e passa la paura. Per baffo, complimenti. Ma alla fine i soldi si è tenuti tutti, Carlo? No, non li do. venite, chi è che deve avere i soldi, venga qua. Allora, io dalla metà a che tu puoi dai i tuoi ragazzi, va bene? Ok. No, vabbè, gli do loro, come i miei ragazzi, io do loro. Ci c'è qualche tuo ragazzo che ha fatto la rapina con noi? No, non c'era nessuno, c'era Messi? Ostaggio. Messi che era ostaggio, vabbè, ma Messi che sono un culo. Allora, guardi, siamo qua, siamo 5, quindi 100.000 a testa. 100.000 per uno, poi gli do io a Messi. Ditemi i numeri. 1125. Una orta. Che cazzo. Poi altro 109. Raga, mo tutti al vanilla. Altro. Grazie mille. 1301. No! La Madonna, guarda quello per 100.000 che borsa che ha preso. Dico, se è vivo, è vivo. Non è che c'era un po' di acqua, non era questo. 449. Agali, dimmi. Scusate. La ringrazio. È a posto. Calidim, grazie. Come è il numero 2, Calidim? 1527. E come la progetta? Come... Ok. Yeah. E potevi lasciarla dentro, fratello. Vabbè, cazzo. rimetti dentro. No, ci vado a rimettere io, no? Sì. Ah, lì dentro li metti? Così danno meno nell'occhio, so. Una scatola di scarpe, non lo so, vuoi che te faccio una buca e metti sotto un cactus? Raga, sinceramente non ci credevo. Davvero, dentro la scatola di scarpe. Come si chiama lei, ragazzo? Mamma mia, raga, ma da quant'è che vedete un po' del sordio? Oh? Mi dica. Chi è la guardia che era con me? Mi dica. Come? Quale delle due? Quello a sinistra. Ma non ho bisogno di denaro. Non ho bisogno, volevo ringraziarla con un po' di denaro. No, se lo tenga per sé, vada tranquillo. Grazie. Cioè, penso io a ringraziarli a questo. Numeretto? 1506, ma non ho bisogno di nulla. Non ha bisogno. Allora, no, sta buono. Passando, perfetto. Cambia numeretto. Molto, guarda. Anzi, mi ha anche fatto numeretto, incazzare. Lei... Qual è il tuo numero? 296. 449. Aspetta, l'hamburger gli farà molto piacere. Con tutto sto po' di roba che vi portate appresso, porco due, un po' di fammi via. Adesso andiamo a fare un po' di catcalling. Sì, mi sembra. Ah, fantastica! Ma ce l'hai ancora? Ma ce l'hai ancora? Dove devo andare? Vanilla? Dove andare? Vanilla a questo rosa che ci trovi, fa? Chi? Possiamo andare, se volete, guardate, io vorrei comprarmi un bel jet privato, se volete possiamo andare là. Andiamo jet a prendere privato. Un jet privato? Sì, sì. Andiamo, 100.000 andiamo. No, ma ce ne sono altri. Prego. Andiamo. Sembra il paraculo. Tutti i 10.000 che gli togli la gente per gli incidenti, la macchina rubata. Ma tu fai drifting in mezzo alle strade, ci credo, poi sei del torto. Tu stai facendo un drifting in mezzo a una strada, in mezzo a un semaforo di una strada, di una delle arterie più importanti di questa città. Davanti alla stazione di polizia, dillo, capace che uno ti denunciava pure, dillo. Ma tu facevi drifting in mezzo alla strada, io sono passato come un normale cittadino. Carlo, io ti dico una cosa, quando sei con me di solito mi dici accelera, guida come un pazzo e poi ti lamenti degli altri. Ma non diciamo questi sì.
questo non bandato, diciamo questi segreti. Io prendo la mia macchina però, eh. Noi non abbiamo macchine. Ragazzi, prendo la mia macchina. Vabbè, andiamo con questa macchina che diamo meno dell'occhio. No, è tutta bugata. Ormai ah, ok. Eccola questa macchina qua. E questa è la macchina dell'incidente. Oh. Dio. Direi più latina. Ce l'hanno gli agenti, Lauro. Ce l'hanno gli agenti, Lauro. Altre auto. Come scusa? Ce l'ha Calippo e gli agenti, Lauro, mi sa. Se no andiamo in strada a recuperarle. No, no, ce l'ha Calippo, Cali, ce l'hai te? In due potete venire qua, pure in tre, eh. Cali, pensaci te. Vai nella lancia, Carlos. Vieni, Carlo. E se ti sposti gentilmente, grazie. Un attimo, Cali, dammi il tempo. Dov'è che si compra un aereo? Aspetta, gli altri? Io non ho i numeri. Stanno venendo. Dov'è che si compra un aereo? Comunque si va a cercare per comprare un aereo. Signor agente, dove si compra un aereo? Un elicottero? No, gli elicotteri non so. Come un aereo? Un jet privato. Credo si possa comprare. Privato, un jet privato c'è? L'agenzia è chiuso verso mezzanotte l'una. Ah. Cazzo. Vabbè. Signore agenti, voi ci seguite? Come? Sì. Ok, ok, allora veniamo dietro a voi che ci fate sicurezza. Andiamo dove andiamo? Non lo so, ci pensano agenti, boh. Ah, io devo andare in banca. Andiamo in banca. Ah, pluga? Io sto. Ce l'ho alla main il conto. Io ce l'ho anch'io nella banca quella del garage centrale. Allora tutti al garage centrale, tutti al garage centrale. Ne mettete. No, aspetta, 204 al civico. Ma se vuoi sulla strada a memoria, Vai, se sta la strada a memoria me la dici. Dritto, dritto. Ma questa è la banca quella che dava più cash dopo la zecca? Esatto. Perché sennò poi c'è la zecca, no? Sì, sì. Però è un po' più complicata. Oh, occhio. Attenzione. Ecco, attenzione. Scusi. Guardami sta al telefono mentre guida. Ma chi era che ha fatto quel suono? Mi scusi. Ma la ragazza, credo. Ah, ok. Qua a destra. Qua a destra? Sì, sì. Sinistra. Si può chiedere alla ragazza di una replica, per favore? Volevo risentirlo. Ah, sì, la ragazza in macchina. Ma sì. Qua a destra. Digli se può replicarci, per favore. Oh, ma non credo possa. Per favore. Dove andò? Vai detto, vai detto. Sinistra. Che colpa di quello stronzo. Comunque io ve l'avevo detto che quella era un borghese. La ragazza che è entrata in banca. Sì, una buona signora. Sì. Dritto, dritto. Ma io si è abbandonato. Fare il figo. È la manovra 007. No, dritto destra. Destra, perfetto. E poi sinistra. Olè. Eccomi, è arrivato. No, Carlo! No! Ho un po' di fretta. Ma che cazzo? Come è arrivato? Mannaggia la carbonara con la panna. È buona la carbonara con la panna. Non te fa sentire che te sparo? No, non è la carbonara con la panna. Io no. Vuole dei vestiti, signore? Un mezzo milione di euro. Vai, cazzo. Venga dei vestiti. Ah, Babbo Natale, capisco. Eccomi qua.
Vabbè, una scelta ardua. Chi è questo? Babbo Natale. Non per niente sono amici lui e Carlo. L'unico che si salva sono io. Ma come mi giro e cambia sempre abito? Ragazzi, io vi farei vedere la mia casa. Ok. Hai una casa? Sì. No. Se dove? Ritorniamo nelle macchine metto un GPS. Guidate Carlos. Ah, guido io, bene. Va, va, guidate voi, va. Va, va. Va, 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 guidi, guidi lei, aspetti, metto il punto. Va come fa tu, hai capito? Metti il punto? No, 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 tanto sono cazzi tua. Nel senso, tanto si sa che dopo un incidente muore solo il conducente, no? Ok. Eccoci qua, con chi stai parlando? Non lo so. Faccio vedere casa mia, un luogo accogliente, devo dire che posso, diciamo che sto lì quando posso, perché non sempre riesco a stare lì, diciamo. Quando, okay. Quando mi ci trovo sono contento. Prego, perfetto. Dov'è? Ma qui è il ghetto, qua. Non è il ghetto. Qua, perfetto. Venite. Occhio agenti qua. Fatemi vedere se c'è qualcuno. Chi è che spara? Non inizio. Siamo al cotto. Ah, basta, basta. Tutto bene, tutto bene. Gali, mi hanno preso la pistola, Gali. Chi l'ha presa? Agenti prima quando mi hanno arrestato, quello stronze Capitan Ventosa che se lo so fatto arzuele. Anche tu lo ami, ho notato. Vabbè. Sì. È stata la mia prima esperienza. Ma si può entrare? Sì, sì, venite. Dovete fare. Dovete chiedere permesso visita. Tutti. Permesso. Permesso. Andiamo tutti, eh. View. Ecco mai. Questa è la casa che occupo. Oh, mamma mia, molto bella. Complimenti. Occupo ottima questa casa. Casa di merda, hermano. Ottima questa finestra qua. Ah, ma lei ha un trattamento spartano, noto. Non è, ma no, è che bella casa, spaziosa, eh. Faccio, guardi, faccio squat, nel senso che occupo squat. Illegalmente le case, visto che quando la famiglia di prima l'ho abbandonato, sono entrato io. E quella è la mia zona notte, dove mi rilasso. Qua, così mi rilasso. Opla. Beh, qua è semplice far sparire un corpo di sicuro. Hopla. Non c'è niente che si sporchi. Cioè come si sporca. Bella. Volete unirvi? Chi ma vuole, ragazzi, è invitato a questo sleepover party, eh? Ma è comodo. È un pigiama party? Bello. Sì, ragazzi, io chiudo gli occhi in casa mia. Sembra, più, sei... sembra più che siamo stati drogati da parte di una setta fino al suicidio, però vabbè. Ok, Franco, tutto bene. Grazie ragazzi, gentilissimo, vero. Ragazzi, buonanotte ragazzi. Buonasera, agenti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte ragazzi, è stato un piacere. Arrivederci, arrivederci. E quando esco buonanotte. Spengo le luci, va bene? Grazie mille. Non fare troppo casino, buonanotte. Attenti alle siringhe. Sì, sì. Ciao, ciao, Carlo. Buonanotte!